mette Zigliani, tiro parato da Scotti, i vibili, vince! Dopo un'estate travagliata e noie societarie, il Rimini fa il suo debutto in campionato nel Ferrarese, sul campo d'argenta. Doveva essere un debutto d'oro, invece alla fine i biancorossi guadagnano un solo punto, che sa d'argento. L'accoglienza è di quelle grandi, circa 250 i supporters biancorossi giunti in trasferta. Tra i titolari manca Scotti, rimasto ai box per squalifica. In campo e tra i pali scende il classe 88, Mignani. La mancanza di raccattapalle e la partenza ritardata causa un buco nella rete danno il benvenuto a Rimini nel torneo d'eccellenza romagnola. La prima azione del match è di marca locale, lo scambio avviene tra Soldi e Pagani, con un gioco di significato il loro tentativo non porta nessun pagamento dato che Mignani risponde presente. I padroni di casa fanno la voce grossa, Tumalo approfittando di un rinvio corto di Righini non inquadra il bersaglio. Il Rimini rimane guardingo, non divora l'avversario che approfittando del morso mancato ruba palla a Gabrielli e innesca un contropiede che Tumalo getta al vento. Alla mezz'ora la prima azione ospite. Parte dai piedi fattati di Ricchiuti, parabola a innescare Buonaventura, che al volo cerca l'Eurogol. Sfera fuori, ma l'ex Forlì al momento della battuta si trovava in posizione di fuorigioco. L'attaccante in un nuovo tentativo, poco dopo, viene stoppato dal muro avversario. Lo stesso Ricchiuti, 120 secondi più tardi, innesca Signorini, cross di quest'ultimo con Buonaventura che in mezza rovesciata spedisce alto. Dalla parte opposta, conclusione di Pagani, direttamente tra i guantoni di Mignani. Dai piedi dell'argentino nasce l'ultima azione di prima frazione di gioco, dalla bandierina e Valeriani ad incornare in area avversaria, ma la sfera si spegne alta. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Rimini sembra essere più arrembante, Signorini servito manco a dirlo da Ricchiuti, mentre al centro per la testa di Buonaventura, ma l'attaccante ha un conto aperto con la dea bendata. Inizia la girandola di cambi, lo Iodice prende il posto di Gasparotto. I tifosi biancorossi nel frattempo dalla tribuna danno la spinta necessaria premendo sull'acceleratore. L'argentana si muove a piccoli passi, lo fa da calcio piazzato, ma il tentativo su ribattuta ad opera di Tumalo è da dimenticare. Il Rimini rimane a guardare, anche quando Formigoni conquista palla, vola sulla fascia, ma spara addosso a Mignani. In panchina viene seguito il secondo cambio, si danno i numeri in tutti i sensi. Arlotti e non Barbanti prende il posto di Dolcini. Mastro Nicola ricorda. Ah, questo è un campionato tosto, io lo conosco, lo sapevo e come ho detto prima... ci dobbiamo mettere subito in mente, dobbiamo soprattutto capire che il Rimini non vincerà 3-4-0 le partite dovunque vada. Le partite, i punti si sudano fino alla fine, fino a maggio sarà così. Dall'altra parte Valeriani sembra dare la scossa ai suoi, buon in tempismo ma il suo colpo di testa viene ribattuto dal compagno Arlotti. I due si ostacolano e si guardano, sembra essere una beffa per il Rimini che tuttavia non demorde, anche se questa volta il buon Buonaventura trova sulla propria strada Bracchetti a deviare il suo tentativo in corner. Poco dopo Claudio Cola si ricorda di essere stato un buon colpitore di testa, buono il suo inserimento, meno il feeling con la porta. Dalla quasi gloria alla beffa. Da un'errata valutazione difensiva scatta il contropiede ospite, questa volta Soldi, di nome di fatto, rende ricco il suo argenta per lo spazio di 120 secondi, dove si passa dall'abbraccio del pubblico locale e dei compagni a rigore fischiato dall'altra parte per un atterramento su Buonaventura. L'attaccante biancorosso spiazza Bracchetti e finalmente può fare anche lui esultare il popolo biancorosso giunto in trasferta. Prima dell'ingresso in campo di Cicarevic assistiamo al tentativo proibitivo di Tumalo che ha un conto in sospeso con i tiri fuori misura. Nel finale, uno schema su punizione battuto da Ricchiuti porta alla conclusione di Valeriani. Bracchetti respinge col piede e questa volta la sua parata vale più di un soldo, pardon, di Soldi e dei suoi gol, perché permette all'allenatore e giocatore Marchini di poter festeggiare un punto insperato contro i nuovi demoni del torneo. Tra una rete bucata e un soldo che va su un gol, forse anche loro hanno avuto occasione di festeggiare un punto che dopo tutto tanto stretto non è.
Secondo uscita di stagione per i Rimini, seconda trasferta consecutiva a San Pier in Bagno, ma c'era una partita particolare, per certi aspetti pazzesca. Già dopo 60 secondi di gioco, dall'angolo di Ricchiuti, nasce il colpo di testa di Bonaventura, che si spegne al lato. Sembra l'inizio di un preludio a gol per i biancorossi, che invece subiscono il contraccolpo avversario. Da una discesa di Bergamaschi, Pasolini mette alla prova i riflessi di Scotti. Sulla ribattuta, Battani trova il tapin vincente che fa esplodere la gioia del tifo locale e dei giocatori in campo. Tuttavia, il pubblico di fede riminese non si abbatte e canta orgogliosamente. Pasolini, in campo, prova a gettare acqua sul fuoco. Orfano del partner della scorsa annata Valori, tenta la solo personale. Nulla di fatto. Ricchiuti, invece, inventa da centrocampo un loft senza pretese. Più convincente l'iniziativa di Lanzi, bersagliato al pubblico ospite, che serve Battani, la cui conclusione viene rispedita al mittente dalla retroguardia ospite. La Sampierana continua l'assedio, questa volta la bandierina Scotti viene severamente impegnato alla presa a terra da una girata di Pasolini. Dall'altra parte Ricchiuti innesca in area avversaria Bonaventura, che spara però addosso a Venghi. Da qui in poi nasce la mattonella sampierana, nell'ordine arriva il tentativo di Bergamaschi che termina al lato. L'esperimento 2, sempre ad opera di Bergamaschi, chiama alla deviazione in corner l'attento Scotti. Il terzo arriva poco dopo con una conclusione fuori misura ad opera di Battistini. A questo punto dagli spalti, capendo il momento di pressione locale, arriva dai tifosi biancorossi la canzoncina in omaggio ai tanti odiati cesenati. I Rimini dov'è, verrebbe da chiedersi. Bonaventura, lanciato a rete, viene stoppato prima da Venghi e poi dalla bandierina. L'orchestra dei Ricchiuti inizia a suonare con un contropiede degno di tale nome quando Valeriani porta palla, serve proprio Ricchiuti, che dopo aver amministrato la situazione scodella un pallone in mezzo che chiede di essere toccato in rete, ma l'incornata di Muccioli termina a lato. Prima del fischio finale arriva l'incursione di Dolcini per Bonaventura, che da buona posizione spedisce alto, mentre Ricchiuti all'ultimo secondo, con un tiro non di certo irresistibile, chiama alla parata in due tempi l'estremo Venghi. Ripresa cambia la postazione del bandierone, sventolato in maniera convincente e felice, ma non la partita. Dopo l'inizio alla camomilla si passa alla girandola di cambi. A quarto d'ora della ripresa Bonaventura innesca Dolcini, il quale deposita il pallone in fondo a sacco, tutto reso vano dalla posizione di offside di quest'ultimo. Ricchiuti serve assist al bacio, ennesimo servizio per Bonaventura che pecca ancora di precisione. La Sampierana tuttavia non sta a guardare, Battani chiama l'intervento Scotti, il quale in un primo momento smanaccia il pallone che termina però prima sulla testa di Lanzi e poi su quella di Pasolini, che sigla così il momentaneo 2-1 togliendosi la maglia e festeggiando assieme ai suoi. In tribuna il piccolo supporter, se preoccupato, rimane lì a guardare quel pallone che di infilarsi in fondo alla rete proprio non vuol saperne. Nel frattempo, nel Rimini, entra Cicarevic per Signorini. Mastro Nicola guarda la panchina per capire se ha fatto la mossa giusta. Dalla tribuna, Santarini, alla domanda del tecnico, pare riflessivo, ma poco dopo non ha dubbi. Il neo entrato Allotti tramuta in gol l'ennesimo assist di Ricchiuti. L'attaccante mostra il segno del cuore, viene abbracciato da tutti, mentre in curva si festeggia. Con il prosieguo del match, gli animi continuano ad essere accesi. Ricchiuti cerca il dialogo, ma sembra non funzionare. Bonaventura prova a rispondere con i fatti, ma la sua conclusione è una chiamata per Venghi. Rush finale di marca biancorossi. Tiro di Cicarevic viene bloccato tranquillamente da Venghi. Dalla distanza Valeriani non inquadra il bersaglio. Al 90° il Rimini può festeggiare. Ricchiuti in Scallotti, l'attaccante, inventa il gol della domenica, dando alla squadra i primi 3 punti in stagione. La gioia è incontenibile sia da parte sua che per i supporters giunti a seguito. Scotti, reo di aver compiuto un gesto verso la panchina avversaria, viene redarguito dal direttore di gara. Il poker potrebbe essere concretizzato da Bonaventura, che servito da Cicarevic al minuto 92 spara nuovamente in bocca a Venghi. Al fischio finale, carezze virtuali tra Lanzi, Braccini e Scotti, ai quali verrà estratto il cartellino rosso. Ricchiuti cerca il dialogo, ma alla fine, tra una polemica e l'altra, si corre verso gli spogliatoi con il sorriso di Arlotti e con la consapevolezza che questa strada per la vittoria finale sarà lunga quanto le 45.
Area di derby, ma soprattutto area di contestazione tra ultras e società. 1800 abbonati non bastano per dimenticare. Il terzo tempo sembra un valore poco efficace. In campo neppure il poker rifilato dai biancorossi e cugini del Bellaria sembra servire. Rimini, che tuttavia pare essere influenzato proprio da ciò, quando al via Di Filippo si invola verso Mignani, ma il destro finisce al lato. Solo una parentesi, perché al settimo il Rimini passa. Buonaventura fa da sponda per Ciccarevic, che tutto solo davanti a Di Leo viene steso da Bencista, che rimedia così nell'occasione il cartellino rosso. Bellaria dunque in 10 uomini. Dagli 11 metri Buonaventura frena Di Leo, portando in vantaggio i suoi. Il Rimini gioca con disinvoltura e, richiuti dalla distanza, prova un colpo sotto che si spegne alto. Prima della mezz'ora il raddoppio. Dall'angolo Righini pesca Buonaventura, che di testa chiama la parata di Leo, ma Cola, ben appostato a due passi sempre di testa, mette in rete il pallone della sicurezza. Dall'altra parte, contatto sospetto in area biancorossa. Cuomo reclama il rigore. Il replay di Eugenio Angeli ci mostra che la decisione dell'arbitro pare essere giusta. La squadra di Mastro Nicola gioca in soltezza. Andrebbe anche al tris se la combinazione di Chiuti-Ciccarevic fosse finalizzata da Mani, che sotto misura colpisce la traversa. Poco dopo, da una punizione di Chiuti, arriva il tiro di Righini, con Di Leo chiamato a respingere. Lo stesso portiere è costretto a rispondere 3 minuti più tardi su una conclusione centrale di Buonaventura. L'attenzione del numero uno ospite viene messa alla prova anche nel finale con il tentativo di Ciccarevic. Ripresa, Rimini subito al tris. Dal cross della sinistra di Cannesecchi arriva l'incornata vincente di Buonaventura. Tutto davvero facile per il Rimini contro un Bellaria ancora alla ricerca della propria identità. Gli uomini di Lepri tuttavia cercano il gol della bandiera con una sponda di Mastroianni per Di Filippo, tiro di quest'ultimo con palla che termina al lato. Righini tenta di imitare da calcio piazzato Ricchiuti, ma la sfera non inquadra il bersaglio, mentre la curva a questo punto protesta a suo modo. Tra una contestazione e l'altra arriva il poker con una triangolazione firmata Ciccarevic a Lotti, con l'ex amarinese che infila con un tocco preciso l'incolpevole di Leo. Non sarà un pomeriggio facile per lui e il Bellaria da digerire e da dimenticare, ma soprattutto sarà un pomeriggio di riflessione per Grassi dopo questo alto striscione di contestazione. Se la classe non è acqua, i padroni di casa lo dimostrano gettando acqua sul fuoco sulla corazzata Rimini, ma è pericolosa se non nel finale. I classe, per giunta, con gli stessi colori sociali dei riminesi, fa la voce grossa, si mostra maggiormente pericoloso sotto porta e quantomeno, a suo modo, cerca di aggiudicarsi il match. Il Rimini pare non pervenuto, 3 partite nell'arco di una settimana non giustificano la prova opaca dei biancorossi, che mantengono quantomeno inviolata la propria porta da 3 gare consecutive. Il classe prova a bucarla già in avvio con un traversone di Valenza che non viene raccolto né da Rocchi né da De Rose. I riflessi di Scotti vengono messi a dura prova quando Cola commette un fallo ingenuo su Dall'Agata. Dalla punizione nasce la traiettoria velenosa di Cortesi, con il portiere chiamato alla deviazione in corner. Appena un giro di lancette da un cross di Rocchi nasce il colpo di testa di Dall'Agata, che si spegne sul fondo. Dall'altra parte Ciccarevic cerca vanamente il penalty, tanto da richiamare in tribuna per la pretesa il sosia di Biagio Amati. I padroni di casa insistono con una combinazione aerea che si conclude con il colpo di testa di Guardini, terminato a lato. Dalla bandierina il portiere Bovo sembra volersi fare del male da solo e, tra una protesta e l'altra, Mastro Nicola apre le braccia quasi a dire «Ma come giochiamo?», consulto intanto sulla linea laterale anche da parte loro. Il primo acuto dei Rimini arriva dopo la mezz'ora, con un'azione manovrata finalizzata in bocca al portiere ad opera di Fabbri. In chiusura di primo tempo, Dolcini sulla fascia è libero di mettere al centro un pallone invitante, ma l'intervento di Succi, seppur non perfetto, è utile e permette al compagno di retrovia ad allontanare il pericolo. Primo tempo che si chiude sullo 0-0 tra gli applausi dei soli sostenitori di casa. L'epilogo nella ripresa non cambia. Il Rimini rischia grosso quando Guardini stoppa un pallone in aria e calcia a botta sicura. Scotti respinge la sfera, ma nessuno dei giocatori di casa riesce a ribadirla in rete, anche se l'arbitro, tra l'altro, ravvede un fallo commesso proprio su Scotti. A questo punto iniziano le mosse dalla panchina. Allotti prende il posto di Dolcini. Guardilli, senza pretese, alza la sirena, mira alle stelle. Mentre assistiamo al secondo cambio con l'ingresso di Loiodice e Perighini, notiamo che la rassegnazione regna sugli spalti. Qualcuno ne approfitta per allungare una mano dove serve. Il Rimini, dall'altra parte, si rende vivo, si fa per dire, con una combinazione di Chiuti Buonaventura con quest'ultimo che non aggancia l'assist vincente del compagno. Poco dopo, l'ennesima invenzione dell'argentino lancia in porta Ciccarevic, che viene stoppato dall'opportuna uscita di Bovo. Il proseguimento dell'azione porta al tiro Fabbri, reso vano dall'intervento del direttore di gara.
terzo e ultimo cambio, Cecconi prende il posto di Cicarevic. Ricchiuti allora sforna un altro Babà che mette nelle condizioni Allotti di servire al centro per il neo entrato che viene ammonito per simulazione. È solo una parentesi quella dei biancorossi ospiti, perché in classe prova a vincere la partita. Dall'angolo Rocchi chiama la respinta Scotti. Da una rimessa di Valenza questa volta, dall'Agata fa da sponda per Rocchi che sotto misura spedisce alto. L'occasione capita anche a Guardigli quando, ben servito dal proprio compagno di squadra, spara centrale con Scotti che respinge di pugno. Dal possibile trionfo al possibile tonfo interno quando da un'azione partita dallo stesso Loiodice nasce lo scambio con Bonaventura che porta a tiro proprio quest'ultimo con la sfera che lambisce il palo alla destra di Bovo. 0-0 in finale, un punto che serve agli uomini di casa per il meritato applauso, un punto che serve a Rimini per ringraziare i propri supporters, una prova che però fa scappare al cancello d'uscita anche loro. A distanza di 3 giorni si torna in campo. Effettive sono 3 le giornate giocate, con queste 4, ma stasera si recupera il secondo turno. Strani scherzi di un calendario di difficile comprensione. Allo Stadio Neri va in scena dopo appena un mese una sfida che ha visto le compagini affrontarsi già in Coppa Italia, a campi invertiti, con la vittoria biancorossa, allora per 3-0. Questa volta trattasi di campionato. La Sabignanese ci tiene a fare bella figura, mentre il Rimini cerca continuità in fatto di vittorie dopo il poker rifilato nel derby a Bellaria. Prima di iniziare, un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex presidente della Savignanese, che tra le proprie fila schiera 2 ex di turno come Pazzini e Marco Brighi, oltre a vantare un centrocampista con la maglia numero 10, un talentino classe 1995 che porta il nome di Lorenzo Dormi. Il resto è cronaca di un mercoledì di campionato di Serie A, un turno infrasettimanale che non giova al Rimini, 300 i paganti affiancati da 1810 abbonati, proprio per l'appunto per la massima serie impegnata nel turno infrasettimanale. Ma che siano tutti presenti non c'è da giurarsi, ma di sicuro ci sono loro, quelli che cantano sempre e che ci sono anche nelle trasferte lontane o vicine, alle prese in questo momento con una polemica con la società inerente a una multa da pagare. Il controllore, si fa per dire, è il signor Pette di Bologna, che dà il via a una gara che vede da subito al terzo il primo tentativo della partita di marca Savignanese, conclusione alta di Dormi dalla distanza. Al quinto l'ex di turno Marco Brighi prova a fare lo scherzetto al fratello Andrea, conclusione però fuori misura. Poco dopo la risposta biancorossa è affidata a Valeriani, che da destra ci prova con uno spiovente che finisce al lato, vicino all'incrocio alla destra di Pazzini. Al 17esimo Fabbri si incune in aria su un bel filtrante, ma non riesce a toccare il pallone, scontrandosi poi con Pazzini in uscita bassa. Il portiere rimarrà per qualche minuto a terra. La Savignanese non rimane a guardare. Al 21esimo una ripartenza porta alla conclusione Lolli. Purtroppo per lui il tiro è centrale. Il match si ravviva 60 secondi più tardi. La pronta risposta del Rimini arriva dal piede di Ricchiuti, che entra in area da destra e imbecca Bonaventura, ma in centravanti scivolata non arriva alla deviazione vincente davanti a Pazzini. Al 25esimo, altro episodio chiave, viene espulso il tecnico della Savignanese Oscar Farniti, forse per proteste sul mancato fuorigioco di Cannesecchi. Al 32esimo l'occasione per la Savignanese arriva dal piede caldo di Lolli, ben servito in aria sulla sinistra, lascia partire un rasoterra che impegna Mignani alla parata. Pochi minuti più tardi, da un cross di Fabbri da destra sul secondo palo, arriva Ricchiuti che prova la volée di sinistro, ma il suo tentativo si spegne alto sopra la traversa difesa dal portiere Pazzini. In chiusura di tempo, Dormi imbecca Casadei sul lato corto dell'area biancorossa, finta e controfinta del numero 7 in maglia verde che impegna ancora Mignani in calcio d'angolo. Al fotofinish, brivido nel recupero con il gran tiro di Dormi dalla distanza, palla fuori di pochissimo alla sinistra del portiere numero 1 biancorosso. Dopo 4 minuti di recupero si chiude un primo tempo equilibrato caratterizzato da ritmi bassi e rare emozioni. Ripresa, Savignanese che bada a contenere, ritmo diverse volte spezzato dalle interruzioni di gioco. Allora c'è chi si scalda accendendo il primo fiammifero della stagione. Chi invece continua a cantare.
Al primo, palla gol per i Rimini, tocco di Bonaventura a liberare Allotti davanti a Pazzini, primo tiro di sinistro ribattuto dal portiere della Savegnanese, secondo tiro di Allotti di destro, clamorosamente fuori, a porta, ormai sguarnita. Al terzo, Ricchiuti avanza centralmente, lascia partire un sinistro che sorvola di poco la traversa. All'undicesimo, punizione da posizione invitante per il Rimini, ma la conclusione di Ricchiuti è di poco alta. Al 17esimo, la sostituzione nel Rimini che cambierà la partita. Esce Cannesecchi ed entra Sikarević. Tre minuti più tardi, un tiro cross di Brighi prende una strana traiettoria colpendo la traversa con Pazzini battuto. Quest'ultimo tirerà poi un sospiro di sollievo. Al 22esimo, tiro sporco di Ricchiuti che si trasforma in un assist per Bonaventura, ma l'attaccante è anticipato in uscita dallo stesso Pazzini. Al 37esimo, il ponte aereo di Sikarević per Valeriani porta al tiro quest'ultimo, un rasoterra centrale ben neutralizzato dal portiere Pazzini. Al 39esimo, il gol che decide la partita. Su una conclusione di Righini dalla distanza, Sikarević ci mette la zampata giusta con gli ospiti che recriminano per un fuorigioco, ma il gol è considerato valido. I Rimini dunque passa in vantaggio. L'ultima emozione la regala Ricchiuti, uscendo dal campo tra il tributo dei tifosi ospiti al suo posto entra lo Jodic. La partita termina qui, la Savignanese recrimina tra una botta ricevuta e un fiammifero acceso, la squadra di Mastro Nicola tira un sospiro di sollievo e può dire finalmente di aver preso coscienza della categoria che sta facendo. Vincere conta solo vincere, il gioco latita, non crea molti Rimini con il minimo sforzo, porta a casa l'intera posta in paio. I Cervi dall'altra parte non fa nulla per rendersi pericolosi in zona Scotti, fornendo un pomeriggio di relax al portiere biancorosso con gentile biglietto omaggio offerto dalla società gialloblu. I tifosi intanto protestano a loro modo contro i 300 euro per ripagare i danni di San Piero in bagno. Una polemica infinita che molto probabilmente è giunta alla parola fine, o perlomeno i titoli di coda li metteremo noi. La maglia, usata in campo, ci faranno sapere che non viene gradita, li vorrebbero quella a scacchi che sicuramente è in fase di preparazione. Dalla curva a campo, dove si prova a vincere, attraverso il primo pallone giocato da Ricchiuti che mette dentro per Allotti, che a sua volta crossa dalla destra per Bonaventura, anticipato prima del tocco finale e decisivo. Al 17esimo arriva il vantaggio biancorosso, da una punizione di Righini nasce il colpo di testa vincente di Andrea Brighi, un altro tornato alla casa madre. Sembrerebbe essere un epilogo di una giornata di calcio che andrebbe a bissare l'ultima prestazione interna venuta con il Bellaria. Invece non sarà così, ma i biancorossi permangono in zona offensiva andando vicino al raddoppio con una conclusione di sinistro di Allotti che sfiora il palo, difeso da Fabbri. Alla mezz'ora Allotti mette in mezzo, Ricchiuti sfiora e Bonaventura raccoglie, ma in mezza rovesciata mette alto. Il primo tempo si chiude con il vantaggio biancorosso. Nella ripresa, dopo qualche timida sortita offensiva, il Cervi prova a mirare la porta, ma Savadori non inquadra il bersaglio. Più fortunato poco dopo Bonaventura, che con un destro dal limite chiama alla facile presa il portiere Fabbri. Contarini fa i conti con i gol e avrebbe la fortuna di contabilizzare se non facesse i conti sbagliati quando svirgola il tiro da buona posizione, mettendo a lato. Le emozioni, si fa per dire, prova a darle Ricchiuti quando sforna questo assist che chiamerebbe in verità la testa di Sikarević alla deviazione vincente, ma l'attaccante ex San Marino sotto misura pecca di precisione. Nel finale, su, tenta di mettere i brividi a Scotti, ma davanti al portiere biancorosso ci pensa Andrea Brighi a metterci una pezza. Nel finale lo Jodic, con la collaborazione di Sikarević, conquista un pallone dando il via a un contropiede che sarebbe da Magic Boys se fosse solo concretizzato da Mami, chiuso dalla tempestiva uscita di Fabbri. Il Rimini vince, ottiene i tre punti, ma non convince, come non convince del risultato nemmeno Mastro Nicola. 1-0, 3-0, 6-0 e contano solo i punti e li abbiamo portati a casa tutti e tre oggi. Pirazzini prova la soluzione vincente. 1-0 per il Rimini. Mentre loro dalla curva fanno sapere che in caso di combinazione azzeccata in paio si potrebbero vincere 300 euro.
Un Rimini così così per i primi 30 minuti, poi la bellezza del gioco alla fine la fa da padrona, perché la squadra di Mastro Nicola gioca davvero bene, crea e meriterebbe anche qualche gol di più rispetto al risultato finale. Ma poco importa, perché per la prima volta ammiriamo un Rimini convincente sotto tutti gli aspetti. Al via Ricchiuti prende confidenza con il campo provando il gol impossibile. Dall'altra parte Tiago Tonelli viene chiuso dal tempestivo intervento di Andrea Brighi, altra prova superlativa, la sua. Da corner Righini colpisce malamente la sfera che tuttavia prende una traiettoria strana sfiorando il palo alla sinistra di maglia, e questo è il primo acuto per i gol. Nel frattempo, in una serata freddissima condizionata da vento e pioggia, i tifosi si riscaldano a loro modo. Righini prova allora a surriscaldarli con una conclusione che risulta una chiamata per il portiere maglia. Dall'altra parte nasce una palombella sporca del capitano Canova che si spegne alta. Più pericolosa alla fine la conclusione dei padroni di casa qualche minuto dopo, con un'azione manovrata che porta alla botta finale il centrocampista Grosso, che però alza la mira. Brighi intanto in area avversaria fa le prove del gol, rimandando l'appuntamento per la chiusura dell'ottimo maglia, bravissimo nel murare il difensore biancorosso. Il Real San Lazzaro prende coraggio, ma il colpo di testa di Tonelli è troppo debole per impensierire Scotti. Signorini, vero stantuffo, chiama l'attenzione maglia, che smanaccia malamente sui piedi di Contarini, non lesto a sfruttare però l'occasione. Prelude a gol quando Righini, su fine di primo tempo, con una conclusione deviata dalla retroguardia avversaria, sfiora la marcatura. Più lesto 60 secondi dopo Andrea Brighi, che dopo un traversone di Signorini, maglia uscendo nuovamente a vuoto, mette nelle condizioni Gabrielli di crossare al centro, centrando la gamba del difensore biancorosso al secondo gol in tre giorni. Tra l'altro seconda marcatura che vale 3 punti alla squadra di Mastro Nicola. Primo tempo che si conclude qui. Nella ripresa Righini tenta nuovamente il colpo da calcio piazzato, ma non li riesce. Il raddoppio è nell'aria e arriva puntuale quando Cicarevic, lanciato sul filo del fuorigioco, entra in area di rigore e lascia partire un destro che si stampa prima sul palo e poi sulla gamba di Ricchiuti, che comodamente infila nel sacco il pallone del 2-0. Cicarevic ha un conto aperto con la sfortuna, lanciato a rete, mette sul fondo. Lo salva solo la posizione di fuorigioco, fischiata poi dal direttore di gara. La squadra cresce in fatto di autostima e con lo Iodice sfiori tris. Ricchiuti, che inizia a giocare da fermo, serve un delizioso assist per Cicarevic. Questa volta l'ex San Marino non ha giustificazioni. Ma che non sia serata si capisce quando il numero 9 davanti a maglia si lascia ipnotizzare da quest'ultimo la sua conclusione verso lo specchio della porta. A questo punto Ricchiuti, tra l'applauso del pubblico, lascia il campo e mentre lui ride e scherza in panchina c'è tempo di vedere il palo di Bonaventura e sulla ribattuta, incredibilmente a Lotti, deposita la sfera a fondo campo. Righini nel frattempo lascia il campo per noie muscolari, mentre Signorini, prima di seguire il compagno negli spogliatoi, sforna l'ennesimo assist che Bonaventura spreca così. Finale di marca locale con il neoentrato Di Gani, servito da Mantovani, che deposita il pallone tra i guantoni di Scotti. Tiago Tonelli, al fotofinish, entra in area di rigore, ma angola troppo il tiro, calciando a lato. Canova, da buon capitano, cerca l'acuto del gol da calcio piazzato, ma la sera è quella del Rimini. 3 punti per i biancorossi e tutti contenti. Rimini e Riccione si affrontano in un derby di 8 km come quelli che separano le due città marine, ma forse anche anni luce a livello di classifica dopo quanto visto in campo in un pomeriggio che vede Rimini alle prese nuovamente con la questione legata alla maglia scacchi, come detto una settimana prima, è in arrivo. La partita vede subito gli uomini di Mastro Nicola rendersi pericolosi già in avvio di gara, con Renzetti chiamato a chiudere su all'ottima, ma Contarini non ne approfitta sparando alto. Per i Riccioni, dall'altra parte, la botta di Serafini viene murata dallo stesso Contarini, ma è solo una parentesi perché il Rimini crea il primo lì con Bonaventura che, liberato al tiro da Signorini, batte Renzetti portando in vantaggio i biancorossi. In un pomeriggio di festa si aggiunge anche Valeriani, che in acrobazia costringe Renzetti all'intervento. Dalla bandierina, ancora una volta l'estremo ospite, è costretto a stoppare gli attacchi avversari. Renzetti però diviene superlativo quando prima della mezz'ora, dopo una grande azione di Allotti, si supera nell'intervento a botta sicura ad opera di Bonaventura. I padroni di casa insistono e lo fanno con una conclusione al giro di Ricchiuti che termina al lato di un nulla. Allotti allora mette alla prova dopo un po' nuovamente i riflessi di Renzetti, con una conclusione però questa volta centrale.
Sul finire di prima frazione, Santucci dall'altra parte, tra l'altro ex biancorosso, lascia partire un pallonetto su quale Scotti risponde presente. Dalla bandierina Lunadei spara lontano dallo specchio della porta. Al 41esimo il Rimini raddoppia. Buonaventura si copre di fortuna e sigla una doppietta personale trovando il tappin vincente su assist, manco a dirlo, di Adrian Ricchiuti. La prima frazione di gioco si conclude dunque sul risultato di 2-0 a favore dei biancorossi. Nella ripresa c'è una piccola reazione della Fiariccione con Lunadei che mette alla prova il veterano Francesco Scotti che fa buona guardia sul suo tiro cross. Dall'altra parte, da un angolo di Ricchiuti, arriva il tiro di Ghini con un bolide che sfiora i Tris. Ma il Tris è rimandato di appena 2 minuti quando Ricchiuti su cross e Signorini batte Renzetti siglando il suo secondo gol in stagione dopo quello arrivato appena 4 giorni prima nella trasferta di San Lazzaro di Savena. Il Riccione prova a reagire, ma Tamburini di testa in verità andrebbe anche in gol, ma tutto viene reso vano dalla posizione di offside di quest'ultimo. Il Riccione allora prova la via del gol con Savioli che da fuori aria calcia altissimo. Lo stesso Savioli chiama l'intervento Scotti con un tiro cross smanacciato da quest'ultimo. È un assalto quello dei riccionisti che chiamano la deviazione in angolo nuovamente la retroguardia biancorossa, questa volta a tentare fortuna è Lunadei. Ma poco dopo, le speranze di trovare almeno la rete della bandiera vanno spegnendosi quando Santucci viene allontanato dal terreno di gioco per protesta, rimediando il secondo cartellino giallo e dunque poi quello rosso. Nell'occasione finisce anzitempo negli spogliatoi anche il tecnico Righetti, allontanato per protesta. La gara termina qui, il Rimini vince facilmente il derby e si proietta verso la delicata sfida con il Massa Lombarda. Se superasse anche quella, gran amica permettendo, avrebbe più amiche che grana. Di sicuro a Massa non ci saranno i Lombardi, ma bensì tanti supporters romagnoli. Visto l'importante successo nel derby con la Fiariccione, la band di Mastro Nicola vuole centrare i bis dopo i 3 punti ottenuti nell'ultima trasferta di San Lazzaro. La squadra è supportata da una nutrita rappresentanza di tifoseria pronta a farsi sentire e ce ne sarà bisogno perché questo Rimini sa vincere, convincere e soffrire con il capitano Adrian Ricchiuti che già fin dalle prime battute, dopo uno scambio con Signorini, pennella questo tiro cross non raccolto da nessuno dei propri compagni di squadra. Non vuole essere da meno la formazione di casa quando con l'asse Poletti-Maiorano, i due uomini di maggior qualità, crea questa occasione mancando l'appuntamento con i gol. Ricchiuti, in giornata di grazia, si dimostra geloso della sfera, la conserva a sé fino a quando serve questo assist al bacio che porta all'incornata di Bonaventura, su quale Lani si supera. Con il proseguimento dell'azione, Valeriani alza la sfera alle stelle. Meno pericolosa l'azione che ha come principali protagonisti nuovamente il duo offensivo composto da Ricchiuti e Bonaventura, con quest'ultimo che di testa non inquadra il bersaglio. Dall'altra parte, in Massa vuol dimostrare di essere una squadra di qualità, con Monti che si trasforma in Ricchiuti scaricando il pallone sulla testa di Filippi, trovando però uguale esito del collega Bonaventura. Ricchiuti questa volta si trasforma in produttore, scambiando con Signorini un pallone che porta l'anticipo di Arlotti sul proprio marcatore, ma non a incidere. L'argentino ci riuscirà qualche minuto più tardi quando da fermo getta un pallone in mezzo alla mischia sul quale Valeriani risponde presente ma la marcatura è solo sfiorata. Scotti, che non vuole essere inoperoso, viene chiamato alla presa a terra sulla conclusione di Filippi ma è solo un lampo in una giornata solare che si dimostra nuvolosa quando Signorini, dopo un'azione partita proprio da lui, si incunea in area di rigore scansando anche Ricchiuti ma Lani risponde con l'intervento da calcetto di piede. L'ex San Marino Poletti freme per mettersi in mostra e su una punizione conquistata da Filippi che provoca tra l'altro la munizione di Gabrielli si rende pericoloso. Ma che la fortuna vada anche cercata si comprende al 41esimo quando Albonetti sulla sinistra serve Filippi, bravo sì nell'anticipo sotto misura ma meno in fatto di concretezza. E così al 43esimo il Rimini decide di cambiare il nome del tecnico del Massa Lombarda. Fortunato si trasforma in sfortunato poiché Arlotti dopo un'azione manovrata trova la zampata vincente che stende il portiere Lanni beffando anche il suo marcatore Angeli. Terza rete di stagione per il classe 99 dopo le 2 realizzate in quel di San Pietro in Bagno e con la gioia nel cuore si va negli spogliatoi. Nella ripresa il gioco cala, Rimini meno spettacolare e più prudente, specie quando Andrea Brighi viene allontanato dal terreno di gioco per questo fallo rimediando di conseguenza il secondo cartellino giallo e dunque l'espulsione. Lasciando i propri colori, difesi dei 10 compagni. Mastro Nicola, in quel momento della partita, avrà pensato. C'è da soffrire, lo sappiamo, ogni domenica c'è da soffrire e ci sarà da soffrire da qui alla fine.
mentre Ricchiuti in campo, dopo un'entrataccia sotto i suoi occhi su Bonaventura, tenta il golasso da metà campo. Lani, con un passo all'indietro, recupera la propria posizione, neutralizzando il pallone beffardo. Filippi, dall'altra parte, tenta di spronare il suo, ma il suo tentativo risulta una semplice chiamata per Scotti, che tuttavia applaude anche lui il compagno Ricchiuti, quando poco dopo esce per lasciare terreno a Cannesecchi. Ma proprio dopo il cambio, in massa va vicinissimo al pareggio, creando la sua palla più limpida con Maiorano, che mette a centro per la corrente Broschi, che incredulo pensa un po' troppo, centrando la traversa a Scotti battuto. Segnali di nervosismo e di paura di essere raggiunti spronano a Bonaventura, che dopo la protezione del pallone serve all'altezza del dischetto del rigore un comodo invito per lo Iodice. Lani si supera bloccando il suo tentativo in due tempi. Nel finale, uno stanco Bonaventura lascia spazio a Cicarevic, mentre i padroni di casa, si fa per dire, fanno le prove dei gol prima con Lumici e poi con Verlicchi, con la sfera in ambedue le occasioni che termina lontano dai pali di Scotti. Al fischio finale, festa grande per i Rimini, che può finalmente festeggiare i tre punti dopo un primo tempo ricco di chance per chiudere la partita. Ma ai giocatori e al pubblico non importa. Tre punti e via le danze. Come recita un copione, se all'inizio erano in due a crederci in questa impresa, piano piano quella curva si è riempita a piccoli passi. Via ai tre fotogrammi dimostrativi. Bandiere. Maedomi, in massa, per lui si è un po' spento, sarebbe l'unica domanda che mi desidero fare. La strada è quella giusta, ma l'importante è non mollare e non calare a livello di concentrazione. Ennesima vittoria per i Rimini nel giorno più delicato della stagione, con la curva vicino al patron Grassi per il tragico incidente accorso al figlio. Non ne parliamo in questo servizio per dovere di privacy, ma rivolgiamo un caloroso abbraccio al patron e alla propria famiglia. I Rimini sul campo si mostra padrone del gioco, non corre mai pericolo e gestisce a suo piacimento il risultato e il vantaggio, e si diverte concedendo i gol agli avversari proprio al fotofinish per giunta dagli 11 metri, nel giorno che la squadra fatta di conti biancorossi subisce proprio da Conti del Castrocaro la rete che getta a vento l'imbattibilità di Scotti e Mignani. Subire un gol è una notizia, farne tre e vincere non lo è più. In campo i ragazzi di Mastro Nicola vanno subito vicino al bersaglio fino alle prime battute, con una rovesciata fuori aria ad opera di Bonaventura, terminata all'altro. Lo stesso Bonaventura inventa un tiro cross insidioso, ma fuori bersaglio. Il Castrocaro si rende timidamente pericoloso dalle parti di Scotti con un traversone di Pellino a favore di Gallo, ma Righini è bravo in fase di copertura. Più efficace Cola quando 60 secondi dopo, dal corner di Ricchiuti, sfiora solamente il pallone nel possibile 1-0. Ma tra il dire e fare c'è di mezzo non più l'Italia, ma bensì l'Argentina rappresentata da Adrian Ricchiuti, che inventa un tiro cross dalla destra che si infila nel set. Allotti tocca il pallone quando la palla aveva già varcato la linea di porta, gol dunque da segnare all'argentino. Il Castrocaro non rimane però a guardare, ma il tentativo di Pellino è fuori misura. Bonaventura dall'altra parte sfiora il raddoppio con una conclusione che esce di pochissimo. Successivamente è la volta di Valeriani, il centrocampista però alza la mira. Al 37esimo Signorini si divora il gol del raddoppio quando, ben appostato il secondo palo, spara lontano dalla porta difesa da Ruffini. Ma il gol non tarda ad arrivare quando Ricchiuti accende quello che si chiama mina preme on e innesca un potente bolide che si infila sotto la traversa della porta difesa da Ruffini. E ora l'argentino può finalmente ballare il tanga e festeggiare assieme ai propri compagni di squadra. In chiusura di primo tempo c'è speranza anche per Allotti, il quale fa tutto bene ma pecca di precisione. La ripresa non cambia. Il Rimini continua a pressare, Contarini però è costretto a dare l'out definitivo, noi muscolari impediscono il proseguimento del match. Il Castrocaro spera allora che ci sia ancora speranza, speranze che si spengono sul colpo di testa di Bonavita che termina a lato, prima che Signorini, facendosi perdonare per l'errore del primo tempo, firmi Tris con un diagonale perfetto che termina alle spalle di Ruffini. Anche per l'esterno arriva la meritata gioia dopo le tante prestazioni sfornate giocando sopra la media. Che sia giornata buona ma non da Bonaventura si comprende quando l'attaccante in piena area di rigore sul più bello viene chiuso da Ruffini. Siamo a questo punto al minuto 36, passano soli due minuti e l'azione si ripete quando questa volta Signorini serve Bonaventura, ma al momento dell'impatto col pallone viene chiuso da recupero al bersaglio. A 20 secondi al termine il signor Conti, di nome di fatto, sfrutta nel migliore dei modi un penalty concesso al direttore di gara che vede un fallo in aria. Non ha dubbi sull'assegnazione del penalty, dagli 11 metri si presenta Conti che trasforma la rete dalla bandiera.
prima di assistere all'ennesima festa biancorossa, questa volta meno felice del solito in virtù di una settimana d'addio tra vittoria Massa Lombarda, Marigny Agnese e iniziative per via dei Santarini e col settore giovanile, ma che proprio alla vigilia del match domenicale si è conclusa con una preghiera rivolta a chi in questo momento sta soffrendo. Cuore indice rivolto a Patron Grass, questa volta l'abbraccio è di tutto lo stadio, curva compresa. Brutta sconfitta per i Rimini, primo stop in stagione, arriva nella meta che ha dato gli avvii di carriera a Sergio Froccheri e la conclusione a Marco Osio. Buonaventura parte dalla panchina, fiducia al centro dell'attacco, Alex San Marino Cicarevic. Auto e Contarini, il suo posto viene preso da Dolcini. Ricchiuti non al massimo della condizione, viene schierato titolare. Dall'altra parte, Faenza dimostra di essere formazione tosta, specie in mezzo a campo con Mordini che morde e punzecchia durante il match le caviglie degli avversari, mentre Piraccini e Melandri nelle retrovie dimostrano di essere due buoni mastini. Nutrita la rappresentanza ospite, presenta lo stadio nero di Faenza. Ma non potrebbe essere altrimenti. La carica si sente già in avvio quando Ricchiuti innesca Cicarevic, chiuso dal tempestivo intervento della retroguardia di casa. Una prima parte di gara noiosa e certamente la conclusione di Mordini dalla distanza non aiuta ad aumentare uno spettacolo, tanto da non disturbare neppure i bebè che dormono tranquillamente. Ma tra un biberon e l'altro la gara si accende improvvisamente attorno alla mezz'ora quando Dolcini, con il solo personale, tenta quello che in gergo calcistico si chiama esaltazione e consacrazione, ma tra il dire e fare c'è di mezzo prima Lusa e poi Piraccini che in qualche modo sulla linea di porta allontanano il pericolo. Passa un giro di lancette e Cicarevic tenta la conclusione alla Del Piero, mette a sedere due volte gli avversari, poi tiro a giro, toccato anche dal portiere Lusa, battezza il palo interno. Lo stesso attaccante recupera il pallone ma senza inquadrare il bersaglio. La partita sembra accendersi anche da parte del team di Fiorentini che cercano la via del gol con Errani, ma Scotti blocca senza problemi. Più insidioso qualche minuto dopo il tiro a giro di Melandi con la sfera che termina al lato. A 15 secondi da termine però il Faenza passa. Da un traversone di Mordini nasce la ribattuta di testa in area di rigore che favorisce lo scarico a terra del pallone ad opera di Piraccini. Al centrale non sembra vero, eppure il Faenza riesce a centrare l'impresa festeggiando un vantaggio fino a qualche minuto prima insperato. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0. La ripresa vede subito i Rimini dover rinunciare a Ricchiuti, al suo posto un evanescente Gasparotto. Il ritmo sembra quello dei minuti iniziali del match, con Errani che chiama la presa a terra il portiere Scotti. I padroni di casa insistono, da una punizione di Mordini, Melandri manca l'appuntamento con i gol. Sugli sviluppi dello stesso corner arriva puntuale il colpo di testa di Nicolini, alzato sopra la traversa dall'attento Scotti. Mastro Nicola dalla panchina appare preoccupato. E cosa penserà, vi chiederete voi? Ecco, svelato il mistero. Abbiamo cominciato a concedere qualcosa al Faenza, nel senso alcune punizioni laterali, e lì è stato forse il problema più grosso di oggi, abbiamo sofferto molto. Il tecnico biancorosso avrà ragione ad esprimersi così, specie quando al 69esimo Dal Monte, approfittando di una respinta corta, deposita il pallone del 2-0 in fondo al sacco. Gol fotocopia del primo e per i Rimini una doppia beffa. Bene, benissimo per i padroni di casa. Da casa invece i tifosi biancorossi non digeriscono il risultato, quasi da fargli esclamare. Ma dove siamo? In questo ci aiuta Emanuele Pironi con la complicità dell'ufficio stampa del Faenza. Quando si svolgono qui la Bigorda d'Oro e il Palio del Nibalo, che sono le manifestazioni tradizionali rievocative medievali, si montano delle tribune in tabulare che sono piene di pubblico, perché quello è il momento in cui lo stadio Bruneri si riempie. I tifosi biancorossi presenti allo stadio Neri sono però incommiabili. Nel frattempo entra Bonaventura che prende il posto di Lojodice, lo stesso ex attaccante Folli avrebbe parlato di una possibile riapertura del match, ma l'assist di Signorini non porta a tale esito. Negrini dall'altra parte cerca di emulare Dolcini con un solo personale che viene smorzato dalla retroguardia ospite. I Rimini allora cerca la soluzione dalla distanza, ma la conclusione di Righini non inganna i riflessi di Lusa, bravo nella respinta. Il portiere si ripete sul finale di gara, questa volta il tiro arriva da Valeriani, con Lusa che di petto spedisce questa volta in corner. Squadre negli spogliatoi con i giocatori biancorossi accolti comunque dai tifosi sotto la curva, intenzionati ad applaudirli nonostante la sconfitta. Un incidente di percorso, la lepre dopo tutto è stata neutralizzata, ha giocato per un attimo ma siamo certi che sarà pronta a riprendere il via. Con un gol per tempo, i Rimini regola l'affare Faro Cop, riscattando l'amara sconfitta della domenica prima in quel di Faenza. Tra le note liete del pomeriggio, il debutto del giovane Albini, classe 2000, mentre la pioggia battente di giornata condiziona pesantemente nella ripresa la gara. Ma tuttavia i Rimini, con il risultato all'inglese, confeziona l'ennesima perla della stagione, accendendo nel momento di difficoltà le luci del Faro, che si rende pericoloso in avvio con Lanzi, che prova la rovesciata in aria, ma trova pronto Scotti alla presa.
ospiti ancora avanti al sesto minuto quando Romeo non inquadra il bersaglio. Il Rimini, seguendo la tabellina del 3, si rende pericoloso al minuto 9 quando Brighi serve in velocità a Filippucci, ma Crocco esce dai pali e lo anticipa. Un minuto dopo si alzano le proteste del pubblico di casa per un dubbio fuorigioco segnalato a Signorini, che si involava verso la porta bolognese. Al sedicesimo arriva la prima vera ghiotta occasione per la squadra biancorossa. L'azione parte da Brighi, che serve in aria Filippucci, palla indietro a Signorini e grande parata a terra di Crocco, che nega la gioia del vantaggio ai padroni di casa. Successivamente dall'angolo Filippucci pesca Brighi, che sale altissimo, ma la sfera termina alta. Uguale esito per Allorti, servito da Bonaventura. Il ragazzo di Coriano non riesce a fare gol. È un assalto alla porta ospite quello biancorossi, con Filippucci che scaglia un destro dal limite con il portiere bolognese che blocca. Al trentesimo ancora Allorti, pericoloso, con una bella conclusione, chiama Crocco alla difficile parata a terra. Tre minuti ed è la volta di Canesecchi, che di testa mette a lato. Al 44esimo però il Rimini passa, Filippucci innesca Signorini che, dopo aver insistito a una carica, lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Crocco. Primo tempo che si conclude con la gioia dei giocatori biancorossi, che vedono finalmente premiati i loro sforzi. Nella ripresa, sotto una pioggia battente, Rimini e Faro tornano in campo. È sempre il Faro a creare il primo pericolo del match, con una girata di Costantini di poco fuori dalla porta difesa da Scotti. Dopo mezz'ora di noia arriva un beffardo tiro cross di Canesecchi, che sfiora la traversa bolognese, ma esce sul fondo. Al 36esimo il Rimini trova il raddoppio. Cicarevic, con una solo personale, entra in area di rigore, servendo a Bonaventura un comodo pallone che chiede di essere spinto in rete. L'ex Forlì, con un tapin vincente, firma la sua ennesima prodezza in campionato. Dopo l'ingresso, il giovane Albini, classe 2000, vorrebbe anche il gol, ma sulla sua conclusione Crocco si supera alla grande, come del resto anche su Signorini, al quale nega la gioia della doppietta personale. Bravo il portiere ospite, tra l'altro tra i migliori estremi del torneo. Nel finale c'è tempo per l'espulsione di Gabrielli, che salterà la prossima sfida con la Marignanese in programma domenica prossima a San Giovanni Marignano. E per l'ultima azione del match, che porta gli ospiti a recriminare per un penalty non sancito. Da corner nasce tra l'altro un innocuo colpo di testa che porta al fischio finale. Il Rimini si impone per 2-0, spegnendo le luci a Faro Coppe. Prossimo scenario, lo stadio di San Giovanni Marignano, dove si spera di accendere altre luci per festeggiare l'ennesima vittoria in stagione. Il Rimini conquista l'ennesima vittoria di stagione, bissando con i rivali della Marignanese il risultato raggiunto in Coppa qualche settimana prima, che aveva portato tra l'altro l'esonero del tecnico Mancini, fresco vincitore del torneo di promozione, per il ritorno di Maurizio Montalti, già a San Giovanni qualche anno prima e tra l'altro ex del Rimini, con un'esperienza come vice di Marco Osio in Lega Pro. Il Rimini ancora una volta deve rinunciare ad Adrian Ricchiuti, out per noi muscolari, lasciato in panchina anche per precauzione dal tecnico Mastro Nicola, che lancia nella mischia una serva di giovani pronti a rispondere presenti su tutti Arlotti e Filippucci, tra l'altro già mattatore contro il gialloblu di casa nella sfida di Coppa al Romeo Neri. Per la Marignanese, Montalti permettendo un salto nel passato, quando più del calcio d'inizio il presidente del comitato di Rimini della FGC Maghini, consigliere regionale Ceccarelli, consegnano la Coppa del torneo vinto di promozione al presidente Oscar Cevellieri. Trionfo tra l'altro tenuto all'ultima giornata contro la Fiariccione dell'attuale patron biancorosso Giorgio Grassi. Che ci sia sul campo voglia di portare da subito l'intero posto in paio da parte dei biancorossi si comprende quando Signorini si incune in area di rigore e viene forse toccato da Gentilini, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Il replay ci aiuta. La Marignanese dall'altra parte mette Santoni nelle condizioni di andare a tiro, ma la mira è da dimenticare. Da Cardio Palma, quello che combina qualche minuto dopo il portiere Gentilini, che sbaglia il rinvio permettendo a Filippucci di andare alla conclusione, ma i 10 anni di differenza tra il portiere e l'attaccante stanno a sentenziare la giusta distanza del pallone dalla porta. Da una rimessa di Canesecchi nasce la sponda di Bonaventura per la cornetta Allotti, cui tiro viene deviato in corner, e il preludio al gol, che arriva puntualmente dal corner battuto alla destra, che porta l'anticipo sotto misura di Nanni nei confronti del diretto marcatore, sorprendendo Gentilini, che nulla può sulla conclusione ravvicinata. Per Nanni una dedica speciale da lassù.
Dopo un'incursione di Santoni, non punita da Atene arbitrale in area di rigore, alla mezz'ora il Rimini sfiora il raddoppio con un'azione manovrata a partire da Lotti. Filippucci, da posizione defilata, centra la traversa sulla ribattuta del suo giocatore e pronto per la battuta vincente. Si chiudono qui i primi 45 minuti sul risultato di 1-0. Nella ripresa il Rimini trova da subito il meritato raddoppio. Cuomo offre un gentile omaggio all'attacco biancorosso. Lotti, ben appostato, non può far altro che alzare il cappello, chinarsi, rimetterlo e depositare il pallone in fondo al sacco. 2-0 ed esultanza con i tifosi ospiti. Per questo verrà ammonito e proprio questa ammonizione causa proteste anche da giocatori più esperti come lo stesso Bonaventura. Sentiamolo a fine gara al microfono di Renzo Baldisseri. Si lamentano spesso quando in altri campionati la gente non esulta, e togliere la soddisfazione a un ragazzo, ma anche a uno un po' più grande come me, quando fa gol, secondo me è quasi ridicolo. Quindi penso che lui abbia fatto bene a fare quello che ha fatto, però il regolamento purtroppo è così e dobbiamo essere attenti anche a questo. Lo stesso ex Forlì scarica la propria rabbia in campo con un tiro dal limite che si spegne sul fondo. Più concreto l'azione offensiva che arriverà qualche minuto più tardi, quando a Lotti serve Bonaventura. Quest'ultimo manda in porta Valeriani, che tu per tu con Gentilini non può far altro che trafiggerlo per accogliere ancora una volta l'abbraccio meritato di compagni e tifosi. Ma allora, Valeriani, eri così sicuro di lasciare l'Italia? Ma sicuramente, come ho detto prima, è una scelta che ho fatto anche soprattutto per le persone che compongono questo Rimini. E quindi ho deciso di rimettermi in gioco per quello e sono contento, credo che stiamo ottenendo buoni risultati e sono contento, quindi credo che lo rifarei. Ma l'azione di pregevole fattura tende a ricordare ancora una volta che Mastro Nicola oggi qualche merito più di altre volte ce l'ha. Perché? La strada è quella di cercare in tutti i modi di far crescere più giovani possibili, e oggi, come è successo domenica scorsa, appena ho avuto l'opportunità di buttare dentro un 2000, io l'ho messo dentro perché merita, perché non ci penso su due volte a guardare che età, so quello che mi può dare, metto su un 2000, sono rimasto in campo per almeno 10 minuti, un quarto d'ora con 2,99, 1,98 e un 2000, e questo è il progetto di crescita che parte dalla società e finisce a tutto il settore giovanile del Rimini. La Marignanese ricorda che i colori tradizionali sono i giallo-blu e che i giocatori facenti parte del passato di Sant'Arcangelo, formazione con gli stessi colori sociali, sono ben apprezzati. Ecco che ne è entrato Badalassi, cerca di sorprendere Scotti con un tiro a giro. Poco dopo lo stesso attaccante devia un pallone di Bolzonetti che si spegne fuori di un nulla. Prima della mezz'ora è la volta di Valeriani che dopo i gol ci prende gusto, ma Gentilini questa volta risponde presente. Mentre Badalassi, dalla parte opposta, alza la mira. A 10 minuti dal termine, alla festa del gol, partecipa anche Bonaventura, che di mestiere fa l'attaccante, si vede, e come in occasione dei gol di Valeriani, si presenta davanti a Gentilini, eseguendo il poker. A questo punto, tra l'esultanza dei giocatori biancorossi e degli ultras più accesi, c'è qualcuno che ha il tempo di monitorare perfino il cellulare, capendo che la calma quiete permette di vedere cosa fanno i rivali, e se magari, penseranno i maligni, sono forse arrivata una chiamata in diretta tecnico Mastro Nicola per dirgli se volesse gettare nella mischia anche Ciccarevic, tanto da allargare ulteriormente il risultato. E tra uno spirito e l'altro, un ringraziamento all'orizzonte, ci sarebbe gloria per lo stesso Ciccarevic, ma da lassù avranno pensato che sarebbe stato davvero troppo, e Gentilini è bravo in questo caso nel destreggiarsi per evitare una manita talmente piena di biancorosso, quasi da far esclamare anche al presidente della Marignanese Oscar Cervellieri quanto segue. Sta bene, visto un bel Rimini, ma soprattutto questo è uno spettacolo di pubblico che in queste categorie raramente, se mi complimenti ai triminesi che hanno seguito la partita, perché è veramente uno spettacolo oggi alla tribuna. Saluti finali e prossima cartolina in esterna da spedire dalla località chiamata Meldola. Troppo brutto per essere vero, ma troppo folle per pensare di aver già vinto il campionato con il Sasso Marconi che incalza a minima distanza. Eppure il Rimini si fa male da solo. Gioca, crea, passa in vantaggio, subisce i pari, spreca e rischia il clamoroso KO. Mastro Nicola insorge, arrabbiatissimo il tecnico dei biancorossi. La Coppa nel turno infrasettimanale non può essere una valida attenuante, specie quando Nanni, già in avvio di gara, alla terza partita in 7 giorni, anziché trovare l'angolo vincente come a San Giovanni in Marignano, spara altissimo. Filippucci, poco dopo, si ricorda di essere un abile bebè, ma tra l'orza e il caffè c'è di mezzo Romano, che compie un intervento super sul suo colpo di testa da distanza ravvicinata. Dopo profonde geometrie studiate dalla squadra di Mastro Nicola, il Corticella prende ago e filo e crea la prima occasione da rete con Grazia, che nella conclusione, per il caso di dirlo, Grazia, la porta di Scotti, palla che sfiora il palo. Il talent scout Arlotti vorrebbe la quinta delizia di stagione, ma dopo una serpentina d'applausi, il tiro di punta si spegne tra lo scudo di Romano, che di piede respinge.
Il corticcero dall'altra parte, dopo essersi chiuso nella propria stanza, esce alla distanza con Stanzani, che dalla bandierina pennella per Fire, che di testa mette al lato. Più da brividi, l'occasione creata e coltivata da Contarini con Romano, che si salva in due tempi. Prima del duplice fischio finale, ecco che Righini da fuori aria chiama l'intervento in corner, nuovamente l'attento Romano. E qui finisce la prima frazione di gioco. Ripresa da Rimini, o meglio da capolista, manca a dirlo. Il tiro a cross di Bonaventura non viene raccolto di un soffio da Contarini, ma al dodicesimo Fire decide di atterrare Signorini. Per il direttore di gara ben appostato, trattasi di rigore. Dagli 11 metri il buon Bonaventura trova il suo settimo centro di stagione, spiazzando il bravo Romano. Ancora un'azione importante per il Rimini, innescata questa volta da Valeriani con un filtrante per Filippucci, anticipato nuovamente da Romano. Da corner battuto di Righini stacca di testa Brighi, ma la palla è sallata. Da confusione totale, quello che succede attorno alla mezz'ora. Il Rimini decide di sfondare la porta avversaria con la coppia Arlotti-Contarini, ma Romano ancora una volta ci mette una pezza sulla linea di porta. Palla che passa allora al bomber Buonaventura, che dopo uno scambio con Signorini prova un pallonetto, sfiorando il raddoppio. Ma è clamorosa, due minuti più tardi la traversa colpita da Valeriani, servito da Cicarevic. Tutto questo porterebbe a pensare a un preludio al gol biancorosso. Invece i bolognesi del Corticella, tirando la loro corda più lunga, sfondano sulla sinistra, dove il neo entrato Macagno risponde presente all'appuntamento con i gol. 1-1 e palla al centro, il silenzio tombale a Romeo Neri. La corda sembrerebbe ancora non spezzarsi quando Scotti in tuffo è chiamato alla risposta su punizione dalla distanza battuta da Oda. Finale biancorosso con Signorini che non ha la onda di Oda e spedisce in pallone in curva senza raddrizzarsi, mentre Romano si dimostra signor portiere neutralizzando anche il diagonale di Arlotti. Pari prezioso per i Corticella e fuga rinviata per un Rimini costretto ad attaccarsi per una giornata alla corda chiamata Corticella, e dopo il punto odierno la distanza nei confronti del Sasso Marconi si fa sempre più Corticella. Settimana delicata in casa biancorossa, dopo il pari con i Corticella arriva un mezzo passo falso in quel di Meldola per la formazione di Mastro Nicola. Il pari va stretto a Rimini che, dopo aver giocato per 45 minuti, nella ripresa smette di giocare. Il Meldola tuttavia non ha creato particolari occasioni da rete, ma è stato bravo a rimanere in partita e soprattutto a crederci, trovando i gol proprio allo scadere. E se è vero che attorno a Rimini cresce l'attenzione tra il pubblico locale, la pazienza diventa miglior virtù quando, per via di un buco nella rete, Scotti alza Valeriani al cielo, libero di cucire lo strappo e di dare finalmente in via a un match molto atteso, soprattutto dei padroni di casa che vantano la peggior difesa del campionato e non a caso già in avvio mettono Cicarevic nelle condizioni di innescare Bonaventura. Quest'ultimo è libero di andare alla conclusione, ma senza fortuna. In Meldola, nonostante la rete risulti rattoppata, di inquadrare la porta proprio non vuol saperne. La punizione di Carlucci si spegne alta. Dall'altra parte il Rimini sfiora la marcatura. Cicarevic decide di rappresentare nel migliore dei modi il numero 10 che indossa, attraversando al centro dove sbuca la testa di Signorini con la sfera che si spegne di un niente al lato. Valeriani, una volta salito in cielo per aggiustare la rete, mostra l'enorme sforzo fisico con un tiro debole che però crea più di un grattacapo a Calderoni. L'ex portiere di Atalanta e Torino deve però arrendersi a quarto d'ora quando, dopo un'azione manovrata, Bonaventura aggancia il pallone, cerca una sponda ma il pallone torna sul suo destro. L'ex Forlì sforna al centro l'invitante traversone che Cicarevic, come un vero rapinatore d'area di rigore, raccoglie e spedisce in fondo a sacco, eseguendo il gesto della mitraglietta stile Gabriel Omar Battistuta, Fiorentina, fine anni 90. Bonaventura decide di rendere più operoso il pomeriggio a Calderoni, che deve distendersi per neutralizzare il suo tiro, mentre Contarini poco dopo dimostra che i piedi sono andati a campo di Meldola. Chi vuol capire capisca. Da una punizione innocua di Righini nasce la precisa chiusura in corner di Calderoni, onde evitare pericoli maggiori, pericoli che il Meldola sembra crearsi da solo quando Piraccini rischia l'incredibile autorete sull'incursione di Signorini, da brividi. Piraccini cerca di riscattarsi qualche minuto dopo, ma la sua conclusione dalla distanza appartiene ai piedi da campo. Vedasi Contarini, che non contento, proprio dopo la mezz'ora il numero 8 si divora il raddoppio con un pallone che giunge all'altezza della lunetta del calcio di rigore, ma il centrocampista alza la mira. Si chiude qui la prima frazione di gioco. Nella ripresa il tiro cross di Cicarevic viene murato da subito da Calderoni. L'azione prosegue con Arlotti che alza la sfera sopra la traversa. Partita noiosa, Mastro Nicola però incoraggia i suoi. Righini sembra ascoltarlo quando pennella questa punizione per la testa di Valeriani, anticipato sul più bello da Carlucci.
Poco dopo arriva la prima conclusione, la ripresa del Meldola con Mantovani che non inquadra il bersaglio e il presidente Pierpaolo Gugnoni, mai domo, è costretto ad alzarsi dalla tribuna, ad inveire contro arbitro e giocatori, prova a placcarlo la donna che gli siede accanto, ma il presidente proprio non vuol sapere. Si agita nuovamente, alza il berretto, poi dialoga con il figlio Gabriele che prontamente risponde con chiarezza. Rimini vicinissimo al gol attorno alla mezz'ora, punizione di Signorini, tocco dello scorpione di Brighi che prolunga per la testa di Buonaventura ma viene fischiato un fuorigioco mentre la palla si spegne lentamente al lato. Valeriani non ci crede e tenta di colpire, sfera di pochissimo al lato. Più bravo invece a colpire dalla parte opposta il Meldola. Abdur, forse prossimo acquisto del Rimini, da terra riceve palla da Bara, affonda sulla sinistra mettendo al centro un pallone per la corrente russomano. La gioia è incontenibile per i giallorossi di casa e il presidente Gugnoni quasi non ci crede, scambiando il Rimini per il Milan. Abbiamo pareggiato con il Milan, con il Rimini, scusate. Questa è una partita che rimarrà nella nostra storia e sono lieto che rimanga unita al mio nome. Mastro Nicola invece dall'altra parte ci tiene a precisare. Più o meno quello che era successo domenica scorsa, abbiamo concesso forse l'unica occasione da rete e siamo stati uniti, secondo me, oltremodo severamente. Mentre si continua a festeggiare, Abdul va vicinissimo al raddoppio, provvidenziale la chiusura di Cola e mentre la partita è agli sgoccioli, qualcuno, quasi per immortalare il momento, decide di bussare alla nostra porta per una dedica speciale. Un signore che vuole salutare la propria moglie, prego, prego. Valeriani vorrebbe d'aggressione vincere il match, Calderoni però è pronto a dirgli di no e la partita termina qui. Rimini Meldola 1-1 e allora questa volta chi lo spiega? Cercasi squadra e squadra è stata. Il Rimini torna a fare la voce grossa anche se al 95esimo il Sasso Marconi dimostra di essere dotato di quella dose di fortuna come avveniva puntualmente contro i biancorossi gli anni in cui si primeggiava con l'Avellino o per ultimo con la Correggese. Di bello, dimenticando il risultato dei rivali, prossimo ad affrontare il Rimini a Romeo Neri, c'è la 68esima marcatura nella storia dei biancorossi di Adrian Ricchiuti, pronto al rientro con tanto di pallonetto a tentare fortuna e con un gol proprio alla sua maniera. Si conclude tra il gelo del pubblico locale una serata che prima del triplice fischio finale ha visto raccogliere l'applauso anche a Francesco Scotti, bravo a neutralizzare un calcio di rigore dagli 11 metri e a rendere la parola grana agli avversari più evidente di Amica. Già in avvio infatti Rimini sfonda sulla destra con Signorini che serve a centro per la corrente Buonaventura, bravo a girarsi ma meno a trovare la porta. Noi a mortare fino al 19esimo quando a riscaldare i paganti ci pensa lo stesso Signorini, bravo ad approfittare trovando i tappi vincenti sotto misura dopo una corta respinta del portiere Bertocchio. 1-0 e applausi meritati anche per l'esterno offensivo. Allotti, che si ricorda che il giorno dopo non avrà particolari verifiche tra i banchi scolastici, prova a distanza di un giro di lancette a colpire anche lui, ma la sua staffilata si spegne fuori di un niente. Il Gran Amica si salva dal raddoppio quando Signorini, dopo una lunga discesa, arriva all'appuntamento con il tiro, ma la muraglia emiliana nega la doppietta al numero 7 di casa. Il raddoppio per i Rimini non tarda però ad arrivare. Da un'azione manovrata nasce l'interno destro vincente di Valeriani, che non lascia scampo al portiere ospite. 2-0 è un calcio alla sfortuna anche per lui, dato che già a Meldola era andato vicino al bersaglio in più occasioni. Al raddoppio parallelamente giunge il trio con Cicarevic che scivolata viola per la terza volta la porta nemica. Sembra essere davvero il festival del gol e per certi versi la partita ricorda quella affrontata contro la Fiericcione. Dall'altra parte giunge prima della fine della prima ostilità di gioco l'unico tentativo ospite con un tiro di Colle destinato al Colle più lontano, data la mira. Nella ripresa la pressione degli uomini di Mastro Nicola non cede. Da un cross di Contarini, Allotti entra in tutti i sensi dentro la porta. Peccato per lui che il pallone non arrivi nella sua posizione. Ci prova allora lo stesso Contarini 3 minuti più tardi, ma senza fortuna. Pallone fuori. Il Gran Amica è nettamente in difficoltà e Allotti, data l'ora, prima di andare a dormire, mette nelle condizioni il portiere emiliano di negargli ancora una volta la gioia del gol, con pronta deviazione in calcio d'angolo. Si segnala la prima parata dalla serata di Scotti al minuto 67 quando devia in corner il tiro di Mezzetti. Dagli sviluppi della bandierina blocca senza problemi un colpo di testa. Al 70esimo rientra Ricchiuti e l'argentino entra in scena ballando il tanco con un pallonetto da 35 metri dove Bertocchio, preso inizialmente in contotempo, si distende all'indietro con il corpo per bloccare la sfera. Ma lo stesso portiere dovrà arrendersi 4 minuti più tardi quando l'argentino da posizione defilata scodella una velenosa traiettoria che sbatte prima sotto la traversa e poi si infila in rete. Esultanza sotto la curva per il fantasista biancorosso e relativa ammonizione. Regola da rivedere, ne avevamo già parlato ampiamente vedersi gara tra Marini e Rimini con la situazione di Allotti.
Nel finale, mentre il pubblico ha detto i lavori, penso di rientrare a casa data la temperatura, a Granamica il meno 4 ambientale e meno 4 in campo sta scomodo ed ecco che Giua, non contento, stende un avversario in area di rigore. Girotti dagli 11 metri a freddo e si vede, i piedi sono congelati e spara centralmente tra i guantoni di Scotti che per riscaldarsi si muove quel tanto che basta per neutralizzare il penalty. Emozioni finite e domenica arriva al Neri il Sasso Marconi. I tifosi biancorossi non avranno il premio Nobel di Guglielmo Marconi, ma ritroveranno il premio Nobel argentino chiamato Adrian Ricciuti. Non saranno biancorossi, ma saranno neri come i carboni e rosso come il fuoco che bolle dentro di loro. Il Rimini asfalta il Sasso Marconi con una cinquina da paura a completare una settimana in cui tra Granamica e Bolognesi sono arrivate ben 9 reti all'attivo. Alla faccia di chi criticava Mister Bonaventura che zitto zitto viaggia a quota 9. Magari non sarà pera, ma il suo marchio arriva sempre nei momenti più importanti e pazienza se la curva, nonostante un regalo anticipato, aspetta ancora Babbo Natale per la maglia biancorossa che è in arrivo, ma serve pazienza. Con la pazienza che hai Rimini, quando lascia solo per una manciata di minuti iniziali al Sasso Marconi la possibilità di credere nell'impresa, specie quando Scotti in uscita su Noselli si infortuna ed è costretto a lasciare anzitempo il campo. Al suo posto entra il portierino Mignani che aggiunge altri minuti nel suo score personale di stagione. Ma signori si nasce, signorini d'eleganza, va via sulla fascia arrivando sul fondo prima di essere chiuso dalla retroguardia avversaria. Pericolo scampato ma rimandato, al 26esimo infatti Minelli si trasforma in Manoelli raccogliendo con la mano un cross di Valeriani. Per il direttore di gara trattasi di espulsione e di rigore per il Rimini. Dagli 11 metri Bonaventura trova il tempo giusto per spiazzare Farnier e regalarsi l'ottava meraviglia di stagione, ma questa volta il gol vale doppio dato che arriva contro l'ex capolista. Lo stesso ex Forlì prende fiducia e dona a Cicarevic il possibile pallone del raddoppio, ma l'attaccante vede la propria conclusione sporcata dalla difesa avversaria che favorisce Farnier nell'intervento. Cicarevic non si arrende, ma se non trova gli ospiti e regali la gioia del gol sulla propria strada, incontra un certo Scott Arlotti che evita il passivo pesante. Lo stesso attaccante prova a farsi perdonare, ma la mira qualche minuto dopo è da rivedere. Il raddoppio perviene però prima della fine del tempo, quando Cicarevic ricambia il favore al partner offensivo Bonaventura che scarica il pallone sotto l'incrocio dei pali. Golasso verrebbe da dire, ma quello che piace soprattutto alla gente è l'approccio al match dei propri beniamini che entusiasmano con giocate di ottima qualità. E intanto per Bonaventura sono 9 i centri stagione. Due a zero e fine dei giochi? Neppure per sogno, la regola Boskov viene abolita da Rimini perché se è vero che gli avversari in 10 giocano meglio, per il Sasso Marconi non è così. Il Rimini con Arlotti sfiori Trisse, Farnier risponde da campione. Arlotti, ma Edomo, si ripete con un colpo di testa che sfila di poco lontano dal secondo palo. Il duello a distanza tra i due continua quando 60 secondi più tardi l'estremo ospite è costretto agli straordinari per evitare un passivo ancora più pesante che rischia di materializzarsi quando proprio dal corner Bonaventura centra un palo clamoroso. Ma Farnier e i compagni non reggono l'urto e Arlotti al 65esimo è finalmente libero di urlare la propria gioia trovando il diagonale vincente che ghiaccia definitivamente la partita mandando i Rimini in paradiso. 3-0 e chi li ferma più? Allo spettacolo vuol partecipare anche Adrian Ricciuti e che spettacolo sarebbe senza il suo pallonetto da Maradona data la distanza? Farnier risponde presente. Quando qualcuno si alza per andare a casa, contento già dello spettacolo visto, viene prontamente bloccato perché il ragazzo del Pony Express, Luca Valeriani, pronto a spostarsi da un posto all'altro, è pronto, scusate la ripetizione, ad infilare per la quarta volta Farnier raccogliendo a due passi una sua respinta corta sul colpo di testa di Cona. La curva est, nel frattempo con ironia, espone lo striscione per la maglia a scacchi aspettiamo Babbo Natale. Ma in verità il suo Babbo Natale il Rimini ce l'ha già in campo. Ogni tocco di palla è un dono per un tifoso, uno spettacolo per un bambino e chi se no? Adrian Ricciuti non indosserà nell'occasione il vestito biancorosso, ma dopo tutto l'abito non fa il monaco, specie quando è rovesciata fa gridare a gol raccogliendo applausi a scena aperta. Finale, Righini ci prova su punizione, ancora Farnier mette in corner alzando sopra la traversa. La cinquina biancorossa arriva però al 37esimo della ripresa quando Signorini entra nel tabellino marcatori ribadendo in rete la risposta di Farnier alla sua prima conclusione sul servizio, manco a dirlo, di Adrian Ricciuti. Proprio all'89esimo Ricciuti ci prova al volo dando ancora spettacolo ma non trovando lo specchio della porta. Cinquina la seconda in classifica e ora forse è il caso di dirlo rispondendo alla curva. Buon Natale e felice anno nuovo anzitempo anche a voi.
Due ore prima dell'avvio del match a Sant'Agostino, la situazione è quella che riporta alla memoria una poesia di Carducci trasformata in canzone da Fiorello negli anni 90. Portieri iniziano a scaldarsi, i riflettori si accendono fin da subito e con un giro panoramico vediamo la situazione del campo. Si gioca o non si gioca, alla fine si giocherà. A rallegrare la situazione in un pomeriggio freddo con tanto di nebbia agli erticolli ci pensano loro a mostrare l'orgoglio riminese. Non ci sarà per noi, a lei non si passa, la porta è stregata, la squadra è molto forte, tendiamo la scalata. In postazione centrale si osserva, gli ultras di casa intanto iniziano a farsi sentire alla loro maniera. I protagonisti scendono in campo, ma non c'è pure il tempo di porre rimedio al freddo che dopo 19 minuti di lancette, in cui prevale la fitta nebbia, Merighi approfitta di una respinta corta, sorprendendo con una traiettoria velenosa l'incerto Mignani, che nell'occasione sostituiva l'infortunato Scotti. 1-0 e palla al centro, ma far festa ovviamente sono soltanto loro. Quando anche Ricchiuti inventa ed innesca Buonaventura così, si comprende che il pomeriggio è di quegli oscuri. Si alza al cielo la poesia di Giosuè Carducci, come si alza la punizione di Lazzetta. I padroni di casa ci tengono a fare bella figura. Il bandierone biancorosso posto davanti a noi ostacola sì la nostra visuale, ma non certo quella del direttore di gara che sul retropassaggio all'indietro vede Mignani raccogliere il pallone con i guantoni. Punizione a due, batte Giurola che giura nel frattempo di non avere abbastanza distanza e l'arbitro lo accontenta. Fa ribattere la punizione che si infrange contro la barriera biancorossa con la retroguardia ospite che poi in qualche modo sbroglia la situazione. Intanto gli ultras di casa, in merito ai fatti Novara, fanno sapere la loro agli amici ultras biancorossi che non possono che applaudire. Che ci sia un corso, un gemellaggio, si chiedono alla tribuna, mentre in campo Ricchiuti viene chiuso sul più bello dalla tempestiva uscita di Moretti, che di gemellaggio proprio non vuol sentirne parlare. E mentre il primo tempo sta per concludersi, ennesimo fallo commesso da Rimini in zona bandierone, pardon, dal limite dell'area. Batte Giurola, che per la terza volta in un match centra la barriera. Squadra a riposo con la nebbia che continua a scendere impedendo la visuale. Siamo al limite e in effetti a inizio ripresa Mignani dimostra di non vedersi proprio nulla quando in un occo traversone viene bloccato con qualche affanno di troppo in due tempi. Stessa cosa dicasi per Cola, che sorprende anche noi quando nel tentativo di anticipare l'avversario rischia di sbagliare porta. Il Rimini non ha idee, non ha gioco e dimostra la propria frustrazione su questa ripartenza del Sant'Agostino, bloccata così dalla retroguardia ospite. Gli ultras provano a scaldarsi, c'è chi accende il fuoco e chi la candela, ma intanto il presidente Lenzi precisa l'identità del Sant'Agostino, benedicendo tale giornata. Quello che dico io, gli attributi che ha il ramarro, dico ramarro perché essendo noi i ramarri, dico il ramarro è una lucertola con gli attributi. Oggi abbiamo fatto una prestazione molto molto buona, anche perché vorrei citare l'educazione fra le due tifoserie. Non c'è stato nulla di offensivo, hanno tutti cantato, è stata veramente una bella giornata di calcio, un po' meno forse per il Rimini, ma fa parte del gioco. Prima vero che c'è da gol all'83esimo, Ricchiuti dialoga con Ciccare, invece tira a giro e Moretti devia in corner. Abdul intanto esordisce in campionato con la nuova maglia e a domanda precisa perché suo Meldola avesse pareggiato con i Rimini, lui rispose dicendo che gli avversari avevano preso sotto gamba l'avversario. Quale miglior dimostrazione se non questa? La gara prosegue. Buonaventura controlla per Cicarevic, colpisce malamente la sfera. L'attaccante ex San Marino si ripete qualche minuto dopo facendo infuriare alcuni tifosi biancorossi, mentre altri sulle tribune in tempo di regali e clima natalizio intonano quanto segue. Inizio di Ricchiuti, provvidenziale sul secondo palo, la chiusura di Ambrosini, bravissimo nell'anticipare Brighi, pronto a ribadire di testa il pallone. Ancora una volta Ricchiuti si accentra penetrando in area di rigore prima di essere stoppato malamente, ma il direttore di gara lascia proseguire anche se qualcuno rimane a terra. Termina qui una gara brutta, bruttissima per essere vera, luminosità o meno, l'unica a trionfare è Sant'Agostino e in tema di santi nasce la vena poetica del Giosuè Carducci biancorosso e sotto il maestrale chiamato Sant'Agostino urlano e festeggiano soltanto loro.
Un Rimini brutto ma efficace strappa 3 punti sul campo dell'Ostico Progresso, che si dimostra formazione tosta ben messa in campo dal proprio tecnico. Le due maglie in campo non sono certamente da top model, ma aspettando che arrivi la famosa maglia a scacchi per il Rimini in un pomeriggio meno nebbioso di Sant'Agostino ma opaco sul piano del gioco, ma è maglia più azzeccata, verrebbe da dire. Il verde fosforescente in direzione orizzontale che serve per trovare la retta via. Intanto Bacchiocchi alla prima accende la luce per i suoi, mentre Valori fin dalle prime battute prova a mostrare il proprio valore in campo, ma Bertazzi c'è. Il gol arriva poco dopo, azione confusa, a Bertazzi esce a farfalle e per Fabbri è un gioco da ragazzi depositare in fondo a sacco il pallone dell'1-0. Sono passati 16 minuti di gioco, ma vedendo l'evolversi del match, mai pallone più fluido e visibile da essere buttato in rete, giusto a questo punto la gioia biancorossa. Poco dopo Fabbri prova a complicare le cose nuovamente da Bertazzi con un traversone non di certo irresistibile, ma il portiere sbroglia in qualche modo. Dall'altra parte prova ad emularlo Vinci che serve a Bassoli il pallone del pareggio, ma l'attaccante cicca clamorosamente la sfera scivolando sul terreno di gioco. Al 40° Mignani scivola anche lui e trattiene il pallone tra le gambe. Calcia a ripetizione fino a quando il direttore di gara fischia la punizione in favore del Progresso, che non riesce a pungere con Tani che centra in pieno la barriera. In chiusura di tempo, in contropiede, il Rimini gioca di finezza. Cicarevic tenta il pallonetto, ma viene fuori un passaggio per Albertazzi. Squadra a riposo, solo 0-1. Al rientro, il Rimini prova a colpire, almeno si fa per dire, con un pallone che è un incrocio tra un tiro e un cross che arriva facilmente tra i guantoni di Albertazzi. Più pericolosa l'azione dopo, che causa l'inserimento di Fabbri in area avversaria, con la sfera che si spegne sull'esterno della rete. 60 secondi dopo, cross di Bonaventura, colpo di testa di Valori, ma palla fuori bersaglio. I padroni di casa non fanno un granché, Bassoli prova a spaventare Mignani centrando l'esterno della rete. Se i pericoli sono questi, sembrano dire i tifosi dei Rimini, possiamo tranquillamente continuare a cantare e a sventolare la bandiera. Messaggio recepito dai giocatori del Progresso che chiamano la deviazione in corner, l'attento Mignani sul tiro di Di Giulio. Alla mezz'ora i locali recriminano per un rigore non concesso, ma l'intervento di Brighi risulta essere tempestivo e pulito. Più incisivi quando andrebbero anche i gol, ma l'arbitro segnala un fallo in area di rigore, annullando la rete. A questo punto loro possono tranquillamente fumarsi la propria sigaretta in santa pace, mentre a fotofinish Norchese ci mette potenza ma non precisione, permettendo a loro finalmente di festeggiare, esponendo il famoso bandierone in mezzo al nebbione. Saluti a tutti e buon Natale. Pardon, prima Mastro Nicola ricorda. Manca una bella partita mercoledì in Coppa e facciamo un bel Natale. Sì, mercoledì abbiamo la Coppa, come ho detto sempre, la Coppa è una gara a cui teniamo, perché comunque è una gara ufficiale in cui noi comunque indossiamo la maglia ufficiale e quindi la rispetteremo fino a quando riusciremo ad andare avanti. Mentre Nader si morde le mani. Sì, sono molto deluso perché le partite con Rimini non sono mai le più difficili del campionato. Dall'inizio dell'anno che grazie a voi vedo le partite del Rimini e tutte le squadre fanno la partita migliore della stagione. Quindi mi aspettavo anche da parte nostra la partita migliore della stagione. E lunedì 19 tutti a festeggiare il Natale al ristorante Frontemare, con la speranza che arriva l'Adriatico, i calciatori abbiano riportato più la fronte intesa come testa che il mare come acqua. La prima gara interna del 2017 per i Rimini si apre con una manita alla Sampierana, ma nonostante la gioia dei 3 punti è un pomeriggio amaro per i Rimini per via della scomparsa di Stefano Pagani, storica voce dell'Inno Rimini Vai. Per lui, prima del calcio d'inizio, un minuto di raccoglimento. Nel frattempo il presidente Sergio Santarini, tolta la maglia dell'All-Star della Roma, dona a Valeriani la targa per la 100ª presenza con la maglia biancorossa. Pomeriggio di grande calcio operoso per il portiere Cesaretti, che già al terzo viene chiamato alla respinta sul tiro di Valeriani, desideroso di sigillare con una perla la sua 100ª presenza. Ma sulla respinta è clamoroso ancora di più l'errore di Bonaventura, che mette all'atto di testa. Ancora un'occasione riminese sull'asse Valeriani Bonaventura, palla dentro del centrocampista, sulla corsa dell'attaccante che ci prova con un diagonale non trovando lo specchio della porta. Al 15° presenza ospite segnalata da una punizione battuta da Manenti, ma la sfera non impensierisce Mignani, che la vede sorvolare sopra la propria traversa. Da calcio da fermo prova a colpire i Rimini, ma il colpo di testa di Cola termina al lato. Bel lavoro di Valore al limite dell'area di rigore, controllo e tiro in girata che sfiora l'incrocio, però c'è una netta deviazione da parte di un difensore. Più preciso e più fortunato l'ex Sant'Arcangelo Colla, quando proprio dal corner conquistato da Valori, in mezzo a una mischia in area di rigore, trova distinto il pallone che sbatte prima sul palo e poi buca la porta di Cesaretti. Il centrale difensivo mostra ancora una volta che il vizietto del gol non l'ha proprio perso.
ma il Rimini ama particolarmente la mattonella della bandierina e da un nuovo corner che mette in vettina la corsa di Gabrielli nasce il secondo gol dei biancorossi. 2-0 e abbraccio meritato anche per una delle piacevoli sorprese di questo torneo che ebbe modo di debuttare nella serata di San Lazzaro di Savina, sperando anche con l'occasione la marcatura. Cicarevic, abile cecchino, non vuole essere da meno del compagno, ma Cesaretti risponde presente prima di arrendersi alla mezz'ora, quando Buonaventura firma il tris biancorosso con un tapin vincente dopo il liscio di Valori, servito proprio sulla destra da Signorini. Per Buonaventura altro gol importante, alla faccia del segnar poco. 3-0 è festa finita, manco per sogno. La Sampierana accorcia le distanze con Pippi, che non è quello delle calze lunghe, ma è colui che con il suo gol nasconde forse la posizione di Lanzi, che aveva allargato nell'occasione le gambe per far passare il pallone proprio davanti a Mignani. Sarebbe fuori gioco, ma l'arbitro comunque convalida la rete. Rimini che risponde subito presente, Valori va via in velocità a Batani, ma poi sbaglia in diagonale davanti a Cesaretti, facendosi bloccare la sfera. Al 37esimo, per poco Pippi, non sfrutta una serie di retropassaggi biancorossi davanti a Mignani per segnare ancora una volta, ma il portiere biancorosso riesce comunque a liberare di piedi. Al 44esimo, Abdul si fa vedere con una progressione eccezionale sulla fascia sinistra, cross in mezzo che mette fuori causa anche il portiere Cesaretti, ma non trova un compagno pronto al tapin vincente. La squadra riposa a questo punto sul 3-1. Ripresa. Valori ci prova in diagonale con Cesaretti che respinge con l'aiuto di un difensore, libera la propria area di rigore. L'assedio biancorosso però continua con la conclusione di Valeriani che chiama la deviazione in corner nuovamente Cesaretti, prima che costui debba arrendersi ancora una volta, quando Buonaventura, sfruttando tutta la generosità di Valori, forse colto dalla sindrome dell'ex, arrotonda il risultato firmando il poker. Festa finita, non ditelo agli altri, perché tra una gioia e l'altra per il gol firmato e per la doppietta dell'ex Forlì arriva il rigore per la Sampierana per un contratto di Valeriani proprio al limite dell'area di rigore. Manenti spiazza così Mignani dal dischetto, dimezza nuovamente le distanze per gli ospiti. Siamo a questo punto sul 4-2. Mastro Nicola, non contento, decide di gettare nella mischia Adrian Ricchiuti. Il campione, fuori da circa un mese e mezzo, spaventa Cesaretti, costretto a rifugiarsi in corner. Ma poco dopo, nulla può sull'ennesima perla di Ricchiuti, che trova il set alla propria destra. 5-2 e ritorna a gol per l'ex Catania. Lo stesso argentino, ricordandosi che il suo idolo, Diego Armando Maradona, in Italia, vorrebbe partecipare allo spettacolo che programma al Teatro San Carlo di Napoli, ma per par condicio si accontenta del Teatro Neri quando inventa un pallonetto da 40 metri che si spegne sopra la traversa. 5-2 e ora, in onore anche di Stefano Pagani, è proprio il caso di cantare. Rimini vai, ma per il gol ci accontentiamo della seconda manita consecutiva. Dopo due cinquini di fila rifilate gli avversari, il Rimini si libera dell'ostacolo Bellaria. Col sole, si fa per dire, tre reti al passivo. La gara mette in vetrina i nuovi innesti in casa biancorossa aggiunti nel mercato invernale. Abdul su tutti pare un freccia rossa, mentre Valori dimostra di avere l'istinto di un vero bomber che con Buonaventura per questa categoria forma una coppia offensiva devastante. E con Ricchiuti operativo solo in parte c'è da divertirsi, dato che in mostra si mettono giovani come Scott Arlotti ancora una volta in gol. I tifosi invece sfidano il freddo, arrivano nella vicina Bellaria ricordando i sapori delle sfide andate quando le due formazioni duellavano sui campi di Serie D e di Lega Pro. Appena il tempo di accendere la luce che il Bellaria prova a insinuare la porta di Scotti con il delicato che sbaglia il controllo quando è lanciato a rete. Dall'altra parte uno sbaglione di Merendon mette nelle condizioni Valori di recuperare la sfera e di servire Signorini, cui tiro viene sventato dallo stesso portiere bellariese, ma tutto viene reso vano per la posizione irregolare proprio di Signorini. In una settimana italiana dedicata al mito Maradona, Valori pensa di tramutare in gol l'assist di Signorina, aiutandosi prima con la mano e poi con la gamba che proietta il pallone in fondo al sacco. Arriva così per lui il cartellino giallo. Sull'asse di destra il Rimini continua ad essere pericoloso. Cicarevic si traveste da Signorini, cross al centro, ma Allotti arriva in ritardo all'appuntamento. A quarto d'ora, episodio invece da Moviola. Allotti andrebbe a bersaglio, ma in guardalinea di destra una certa signora Canale ritiene la posizione dell'attaccante di offside e dunque rete annullata.
Il Rimini gioca in scioltezza e arriva facilmente al tiro con Valori, ma in questo caso è la mano di Renzi a negare la gioia all'attaccante biancorosso. L'arbitro in questo caso sorvola ancora una volta. Segnali di presenza del Bellare che con il suo uomo di maggior spessore indelicato va al traversone per Di Filippo che però non c'entra la porta. Prima della mezz'ora il Rimini trova meritatamente il vantaggio. Abdul, il migliore dei suoi, prende fiato, coraggio ed emulando i migliori giocatori di biliardo stecca con precisione un diagonale agolato e vincente, andando così in buca. Gioia enorme per l'ex Meldola e soprattutto prima consacrazione con la maglia biancorossa, l'abbraccio dei compagni e ripetuti festeggiamenti, anche scherzosi, non potevano assolutamente mancare. Ma la fame degli ospiti non si ferma qui. Signorini innesca Valori che dialoga con Ciccarevic che batte al volo, ma Merendon si supera nella risposta. L'offensiva biancorossa non smette di pungere quando Righini, sul fine di primo tempo, viene fermato così dalla retroguardia di casa, ma in cambio riceve una ammonizione per simulazione. Ma il tempo di divertirsi sembra non finire per Abdul, che supera gli avversari come dei birilli e va vicinissimo al raddoppio. Finale di primo tempo con un tiro centrale di Valeriani bloccato senza problemi da Merendon. Seconda parte di gara che ha inizio con il botto per i Rimini che trova un 1-2 micidiale prima con l'incursione di Abdul, premiata dal colpo di testa vincente di Valori che promette di arrivare in doppia cifra. Fatti 3 più 1 in coppa, spero di arrivare almeno a 10 gol qua, dai. E poi da Scott Arlotti che dopo essersi visto annullato la rete nel primo tempo si regala l'ennesima gioia stagione dimenticando presto quello che è successo precedentemente. Ah, dal campo a me sembrava abbastanza, sembrava buono, quindi anche i miei compagni mi hanno detto che era buono, però ne ho fatto un altro, dai, quindi. Da una rimessa laterale, Abdul mette Starita nelle condizioni di rischiare una possibile autorete, ma fortunatamente per lui la sfera si alza sopra la traversa. Valori si ricorda che nell'88 Van Basten fece un gol impossibile da tutt'altra parte, ma purtroppo per lui la TV fa male. Il Bellaria tira fuori l'orgoglio, indelicato, va alla battuta, ma in questo caso dimostra di avere proprio poca delicatezza con il pallone. È il tempo, dunque, di vedere Ricchiuti che entra proprio sotto la sciarpata biancorossa e lo spettacolo si accende ancora di più quando l'argentino si intestardisce, decidendo che alla festa vuol partecipare anche lui, ma prima il pallonetto e successivamente un duetto con Allotti lo portano sia alla conclusione, ma senza trovare il bersaglio. Righini, nel mezzo, cerca la porta, ma Merendon risponde presente prima che la partita si chiuda con l'ennesima offensiva guidata da Ricchiuti con il pallone che si spegne sul fondo. 3-0 e anche un pignolo come Mastro Nicola può sorridere poiché stando al suo calcio, nella prima partita di campionato in questo 2017, il Rimini non prende gol, mentre loro continuano a godere, a festeggiare e a sventolare orgogliosi le loro sciarpe, manca a dirlo, bianco e rosse. Dopo la gara d'andata terminata solo 0-0, il Rimini regola tra le mura amiche il classe, conquistando una vittoria di misura. Ma è una domenica triste questa, poiché il Rimini commemora la morte dell'amico Antonio Ciccio Parmigiani, con un minuto di silenzio che raccoglie anche quello dedicato alle vittime di Rigo Piano. Francesco Scotti, grande amico di Parmigiani, depone poco prima del match un mazzo di fiori sotto la curva est. La partita sembra chiudersi già dopo soli 4 minuti, poiché i Valori raccoglie nel migliore dei modi un invito di Arlotti girando il pallone che si infila all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Bove. Valori si dimostra ancora una volta bomber di razza, acquisto come non mai azzeccato per la formazione biancorossa, che tuttavia si limita a controllare l'avversario rendendosi pericoloso di tanto in tanto, come quando al 15° una punizione di Righini viene raccolta da Arlotti che spara però in bocca a Bove. Al 21° Bonaventura, la lanciata rete, viene steso al limite o forse no dell'area di rigore. Episodio da Moviola che rivediamo attraverso il nostro regista Eugenio Angeli, con le proteste timide anche dei protagonisti in campo. Il Rimini continua a fare la partita, Guyeb si ricorda di essere di nome Abdul, servizio per Bonaventura che non trova lo specchio della porta. In chiusura di tempo, primo sussulto del classe con un palo clamoroso colpito da Mattia Cortesi. Nella ripresa parte forte Guyeb, ma dal suo fallo Righini su punizione non incide. Più manovrata ma efficace l'azione dopo con Ciccarevic che lascia la battuta finale a Bonaventura che non inquadra i bersagli. Dall'ex sammarinese parte la triangolazione con Bacchiocchi per arrivare al tiro, ma sul più bello non riesce a trovare lo spazio per presentarsi davanti al portiere Bove. Come da copione nel finale di partita, il classe si rende nuovamente vivo in area avversaria con Guardilli, cui tiro viene bloccato in 2 tempi da Scotti, che proprio al fotofinish corre qualche brivido su una punizione di Cortesi che sorvola la traversa.
1-0 Rimini, ma qualche importa che anche oggi lui da lassù potrà gioire per la vittoria della sua squadra, Ciccio Scotti come Ciccio Parmigiani, vittoria che vale più di una dedica verso il cammino in paradiso per l'amico scomparso e dell'avvicinamento al paradiso calcistico per il Rimini. Il Rimini torna in campo a distanza di 4 giorni dopo l'ultima vittoria interna con la Gentana. Milano Marittima è terra di turisti, ma il Rimini desidera oltre la prenotazione acquisire terreno, divertendosi e regalandosi l'ennesima vittoria in stagione. Sugli spalti c'è area di curiosità attorno alla capolista, anche se a Di Ribero, sia in tribuna centrale che nel settore ospiti, i tifosi biancorossi riempiono in gran numero lo stadio Todoli. Ricchiuti parte dalla panchina, in avanti fiducia a Bonaventura e Valori, con quest'ultimo subito protagonista quando dall'angolo di Righini riesce ad arrivare al tiro con la difesa locale che allontana il pallone sui piedi di Gabrielli, il quale chiama al primo intervento del match Bragion. Sempre dalla bandierina, biancorossi nuovamente insidiosi quando Righini chiama l'attenzione Bragion con la sfera che termina sui piedi di Valori, ma ancora una volta viene murato dalla difesa giallo-blu. Bacchiocchi dalla distanza mostra l'emblema dei Rimini, pericolosità uguale allo zero. Dall'ennesimo calcio da fermo battuto da Righini, brividi in area locale con Bragion che anticipa Cola che nell'occasione si fa male, costretto successivamente ad abbandonare il campo, portato fuori dall'equipe medica. Segno di incoraggiamento per l'ex Sant'Arcangelo da parte del trainer Mastro Nicola e si riprende con l'ultimo tentativo di un opaco primo tempo che arriva dall'ottima e tiro cross viene deviato in corner dalla difesa di casa. Nella ripresa a Cola si aggiunge Bacchiocchi, costretto a lasciare il campo per noi muscolari, ma il Rimini alla prima occasione passa. Arlotti innesca lo sprint sulla fascia, mette al centro dove c'è un velo di un giocatore biancorosso che scaturisce il perfetto inserimento di Bonaventura che da due passi centra il 16° gol in stagione tra l'abbraccio dei compagni e di Adrian Ricchiuti che nonostante la panchina odierna è il primo ad applaudirlo, sinonimo anche questo di gruppo coeso e di squadra fortissima. L'asse Arlotti Bonaventura si ripete poco dopo quando il ragazzo di Coriano pennella al centro dell'area di rigore e il pennello cinghiale chiamato Bonaventura di testa chiama alla presa Bragion. Cicarevic è entrato per l'appunto a posto di Bacchiocchi, 60 secondi più tardi cerca la via del gol, numero di alta scuola ma la retroguardia locale chiude, mentre dall'altra parte Candoli spara alle stelle. A far dimenticare la concussione sbilenca al compagno ci pensa Sov che su una leggerezza di Scotti trovata gratuitamente nel percorso chiamato campo quasi quasi beffa il buon Francesco che oltre ad essere santo di nome sulla linea di porta dimostra di avere diversi discepoli a falli da guardia, via dunque a San Brighi. I Rimini affondano nuovamente, cambiano gli interpreti, Signorini vola sulla fascia, Valore arriva alla conclusione ma sulla strada c'è la deviazione di Severi a negare la gioia del gol all'ex Sampierana. Punizione di Righini, Bragione l'ha presa, si reca qualche brivido da solo. Fidone nel frattempo fa le prove del gol, mentre Domini riscalda i guantoni a Scotti con una punizione telecomandata. Alla mezz'ora, proprio in entrato Fidone, si inventa una cannonata pazzesca che sbatte sulla traversa, con l'arbitro ingannato da una deviazione di Scotti che in realtà non avviene. Domini da calcio piazzato prova ad imitare il padre, ex Brescia e Cesena, ma la sua traiettoria viene sporcata dalla barriera. Quando sembra esserci il preludio al secondo gol, ecco che Valeriani sulla fascia mette al centro un tiro cross, più tiro che cross, dove il buon Bonaventura batte la testa ma non inquadra il mirino. Ma lo stesso attaccante, in pieno recupero, mette Valori nelle condizioni di andare in rete, ma sul pallone scatta anche Signorini, che anticipa il compagno, va alla conclusione, Bragion respinge proprio sul piede caldo di Valori, che spedisce alto. Ma tutto questo non causa nessun danno, i tifosi si alzano in piedi a triplice fischio finale, tutta la squadra si reca verso la parte più calda della tifoseria per salutare e ricevere i meritati applausi. Se Milano Marittima doveva essere terra di gita e di semplice vacanza, per il Rimini è divenuto, visto la sconfitta del Sasso Marconi, più di un passo verso la Serie D. E se da queste parti un tempo si celebrava i reality campioni, il Rimini ha raccolto degnamente tale attributo. Pronti e via, un girone fa all'andata, il Rimini debuttò nell'attuale torneo proprio contro la Gentana. All'avvio ci fu una rete bucata a tardare la partenza della stagione, quella rete che il Rimini ha bucato altre tre volte nell'infrasettimanale contro una Gentana arrivata al Neri con il sogno di cullare il pareggio, cosa riuscita per circa 5 minuti prima del tris finale compiuto dagli uomini di Mastro Nicola che tuttavia tastano le ambizioni ospiti già in avvio con una conclusione di Brandolini fuori bersaglio. Guiebre, ma per gli amici Abdul, decide di svegliare il sonno del Neri con un'azione tipo quella di Bellare, ma il suo diagonale finisce sopra la traversa della porta difesa da Bracchetti. Più motivatore Bonaventura che qualche minuto più tardi centra la traversa con una splendida conclusione che strappa applausi ai presenti. Folegatti dimostra dall'altra parte che la Gentana ha più di 7 vite, ma la sua punizione viene neutralizzata da Scotti.
prima che Rimini possa passare meritatamente in vantaggio grazie al suo bomber Bonaventura che come un falco si avventa sul perfetto cross di Guglielmo scaricando in rete il pallone dell'1-0. 1-0 e sembrerebbe la solita partita interna di normale amministrazione, tutti felici e altri tre punti in cascina, specie quando attorno alla mezz'ora Ricchiuti colpisce un palo clamoroso e sulla ribattuta Allotti trova Bracchetti a negargli la gioia del raddoppio. Il ragazzo di Coriano andrà vicino qualche minuto dopo, nuovamente al bersaglio, ma Amadori lo anticipa di un soffio. Quando la partita sembra già il titolo di coda, a respingere il pallone del raddoppio romagnolo ci pensa un difensore dell'Argentana dando speranze ancora ai suoi. Speranze che vengono tramutate in realtà quando un doppio cambio ospite già in avvio di ripresa consente all'Argentana una miglior manovra. Non a caso arriva il pareggio ospite firmato da Vignoli. 1-1 e giochi riaperti. Almeno così sperano i ferraresi che vedono vanificare i propri sforzi prima da una punizione di Ricchiuti che si spegne al, poi dal gol nuovamente di Bonaventura che servito da Guglielmo infila il pallone del 2-0. A questo punto può scattare la miglior dance biancorossa che prende il nome di Rimini Ovai, ma chi se non Guglielmo con la sua velocità può interpretarlo nel migliore dei modi ballando sul campo? Ed è proprio così quando Guglielmo si invola ma perde il duello con l'estremo ospite, Valori raccoglie l'invito trovandosi il pallone sui piedi, ma manda alto. Prova del gol, solo rimandate, il Tris arriva in contropiede quando Signorini, servito da Valori, finalizza nel migliore dei modi l'assist del compagno, 3-1 e partita finita, anche se alla festa vorrebbe partecipare Bomber Valori che in pieno recupero si incarica di un calcio piazzato che non trova fortuna, con la fortuna che Rimini abbandona dimostrando la propria forza in campo in questo torneo ma che spera di ritrovare, riabbracciare e baciare già dal prossimo anno in una stagione più importante, allora sì, che anche lì potrebbe scattare la Guglielmo mania, il nuovo ballo biancorosso. Il Rimini supera l'ostacolo Real San Lazzaro come decimo risultato dell'andata, 2-0 ed ennesima vittoria di stagione per i biancorossi che bissano quella di domenica scorsa di Cervia. Noi muscolari nel riscaldamento per Bonaventura costretto a dare forfè, al suo posto c'è Valori, mentre in panchina siede Gasparotto. Al pronte via la squadra mostra uno striscione di in bocca al lupo al difensore Claudio Cola, uscito proprio domenica scorsa da Cervia in barella per un infortunio che lo terrà fuori dal campo almeno per questa stagione. Dallo striscione alla bandierina dove il Rimini batte il suo primo corner con Brig che sfiora di testa ingannando anche Arlo, che non arriva all'appuntamento con la rete, cosa che riesce a Valeriani al minuto 7 quando con una staffilata dal limite non reca scampo al portiere ospite costretto ad alzare bandiera bianca. Per Valeriani l'ennesima gemma stagionale che va a fare da contorno alle oltre 100 presenze con la maglia biancorossa. Primo sussulto ospite con Magliozzi che spara alto, mentre Cicarevic due minuti più tardi chiama la respinta in corner l'estremo ospite. Scotti non vuole essere da meno del collega e dall'altra parte sventa una punizione di Casanova. Sulla ribattuta dei Brasi c'entra l'esterno della rete. Dalla bandierina nasce il pericolo maggiore del San Lazzaro, con Scotti costretto a falli straordinari sulla battuta ravvicinata di Casanova. Cicarevic prova a dare nuovamente fiducia al suo team, ma calcia malamente. Fa meglio Arlotti che una volta entrato in area di rigore viene toccato, ma l'arbitro sorvola su questo episodio, sicuramente da moviola. Da rivedere. La mira non accompagna i calciatori biancorossi che calciano nuovamente al lato con Valori. Nella ripresa già al secondo, Valeriani crea scompiglio a San Marchi che para in due tempi. Episodio da muovere al minuto 7 quando Valeriani centra in pieno la traversa con il pallone che nello scendere a terra oltrepassa la linea, ma per il direttore di gara non è così. Ma anche questo rimane uno degli episodi chiavi del match, infatti sulla ripartenza ospite Scotti è costretto all'intervento a terra. Prima che il sipario venga calato, Cicarevic di testa insacca il pallone del raddoppio e ora finalmente tra i biancorossi vige la parola tranquillità per una gara rimasta a lungo troppo aperta. C'è infatti ora il tempo per godersi i primi minuti in campo di Moretti prelevato da Sant'Arcangelo e per aprire apertamente quello che si chiama countdown. È partito, ovvero il conto alla rovescia per certificare quanto tempo manchi a Rimini per festeggiare finalmente la Serie D ritrovata.
come l'andata in Rimini liquida di misura l'ostico Massa Lombardi, impiegando più di un tempo, per la precisione 52 minuti, per liberarsi della formazione ospite Cesarneri con l'intenzione di contenere gli attacchi avversari e di strappare quantomeno un punto. Il Rimini, privo dello squalificato difensore Giua e degli attaccanti infortunati Ricchiuti e Buonaventura, si rende pericoloso con Righini che dalla bandierina calcia direttamente in porta con Giannelli pronto alla ribattuta di pugno. Lo stesso difensore centrocampista si ripete al 26esimo, calciando questa volta sull'esterno della rete. Manovra biancorossa attorno alla mezz'ora con Fabri che mette a centro per il colpo di testa di Valori, fuori bersaglio. La titola le occasioni e occorre aspettare la ripresa quando Guglielmo inventa il tiro della domenica bucando la porta difesa da Giannelli. Per l'esterno gioia meritata, tanto più sorpresa non è, e a tratti in questa seconda parte di stagione ha tolto ai biancorossi le cosiddette castagne dal fuoco, aprendo o chiudendo match apparsi sulla carta semplici ma sul campo difficili come non mai. Passano i minuti, Valeriani vuole regalarsi la marcatura ma il suo tiro a giro viene sfiorato da un difensore. Dalla bandierina sempre lui, di testa, spedisce alto. Lo stesso centrocampista ci prova 5 minuti più tardi, ma il tiro di sinistro termina al lato. In Massa Lombarda si vede nel finale con il cross di Senese per la testa di Maiorano, con sfera che termina alta, mentre al 42esimo Albonetti mette i brividi ai tifosi biancorossi con un destro da fuori area di pochissimo alto sopra l'incrocio dei pali. Rimini che continua a vincere con il minimo sforzo, a Forlì domenica prossima l'avversario di turno sarà il Castrocaro. Due sbelle all'andata che raddoppiano la rabbia tua del Rimini al ritorno, che travolge per 4-0 gli avversari che avevano sancito la prima delusione in campionato. Il Faenza non è l'avversario che morde e punge visto un girone fa e si comprende già dopo 60 secondi di gioco con Righini, libero di incunearsi in area avversaria e di piegare le mani all'usa con un sinistro maledetto. Il gol è solo un benvenuto all'avversario all'estremo ospite che passerà un pomeriggio davvero infernale. Il Faenza è assente dal gioco e questo scaturisce l'ira dei biancorossi di casa che al 12esimo vedono respingere il tiro di Valeriani dal muro avversario, mentre il raddoppio arriva puntualmente al minuto 15. Signorini ruba palla, si vola verso l'area ma tira debolmente, la sfera termina sui piedi di Valori che dopo un rimpallo con il difensore avversario trova il pertugio giusto che batte per la seconda volta l'usa. Il portiere sembrerebbe alzare già da subito bandiera bianca, ma non aveva fatto i conti con il ragazzo del Pony Express, un certo Allotti, bravo ad approfittare di un'uscita di Lusi su Buonaventura e a scavalcarlo con un pallonetto di testa, che non lascia scampo al Faenza, che nonostante riporti alla memoria gli avvii di carriera di un certo Sergio Floccari, non scaturisce pietà nel terminale offensivo adriatico. Dall'altra parte Nigrini prova a reagire portando in Faenza pericolosamente dalle parti di Scotti che si salva col piede prima dell'arrivo di Missiroli. Ma è solo una parentesi, Allotta lancia Guglielmo in velocità devastante come non mai, ma il suo tiro è deviato in corner da un difensore. Preludio al gol che arriva 60 secondi più tardi, Righini dal corner, pennella per Brighi che fa da sponda per la corrente Giua che festeggia così il primo gol in carriera con questi colori. C'è gioia dunque anche per lui. Il Faenza si fa vedere con l'incornata di Jolle Melandi che centra in pieno la traversa per poi tornare in campo. Ancora Fantini avanti, punizione dal limite di Mordini, schema per Fontana che calcia dal limite e trova la ribattuta di Scotti con i pugni. In chiusura di tempo, Buonaventura chiama alla presa il portiere Lusa. Non cambiano le carte nella ripresa, partita già chiusa e già i titoli di coda, quantomeno il Faenza ci mette l'orgoglio con un tiro di Errani che sfiora la traversa. Riprende il monologo biancorosso, Valeriani fa partire un destro da poco fuori area, ma la mira non è quella giusta. Guglielmo fa tutto da solo sulla fascia sinistra, salta due avversari e dal limite prova anche il tiro, ma non da potenza e Lusa può bloccare a terra il suo diagonale. Attorno alla mezz'ora è la volta di Buonaventura che raccoglie l'assist di Guglielmo, ma spara alle stelle, mentre al 90esimo c'è tempo anche per la testa di Fabri che, servito dall'ottimo Guglielmo, di testa sfiora l'incrocio dei pali. Il Faenza vince l'andata, lascia il ritorno, mentre il Rimini raddoppia e si prende anche il tris e il poker. Non c'è due senza quattro, riportava il titolo del film dove erano protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, solo che oggi tali protagonisti sono stati in tutto e per tutto i giocatori biancorossi che meritano il nostro applauso.
13 vittorie utili consecutive, 13 schedida e più 17 sul Sasso Marconi, uscito sconfitto con il Granavica. Campionato chiuso da tempo, ma ora si aspetta solo il countdown per decidere se la prossima meta chiamata Marignanese sarà la data utile per stappare lo champagne e provvedere ai relativi festeggiamenti. Nel mezzo la trasferta di Gaggio Montano, avversario di turno, faro, bello, ostico e determinato, voglioso di fare il risultato, che si affida alla famiglia Lenzi e Costantini, tra i nomi che annoverano il club emiliano. E ha un cognome Cesenate, detta da ultras biancorosso, chiamato Bisoni, ma che nulla a che vedere con l'attuale allenatore del Vicenza. In panchina per i padroni di casa, debutto assoluto per Davide Betti. E quale miglior debutto se non fosse ad inizio gara per l'imprecisione al bersaglio e la bravura di Scotti? Ma andiamo con ordine. Una manciata di minuti dal fischio d'avvio e il difensore Lenzi si mostra pericoloso in area avversaria, senza però arrivare sul pallone. Mentre Fabri, dall'altra parte, più cinico, scarica il pallone tra le braccia di Crocco, che para in due tempi. Lenzi, tra i più pericolosi dei suoi, si fa vedere nuovamente in area avversaria, ma scarica il pallone in bocca al portiere Scotti. Romeo, invece, da calcio piazzato, non trova la sua Giulietta chiamata a porta, mentre è Capitani a chiamare la deviazione in corner l'attento portiere ospite. Nel momento di sofferenza, il Rimini passa. Azione manovrata prima che Bonaventura inventi gol d'autore, che significa quota 20 stagione, e applausi a scena aperta dei 110 supporters giunti dalla Romagna. Per lui il replay a cura di Eugenio Angeli, prodezza tutta da gustare. Il Rimini ferisce l'avversario, che incredulo si fa travolgere dalla velocità di Goyebre, steso al limite dell'area di rigore. Del calcio piazzato se ne incarica Sasa Cicarevic. Il Cic mira il mirino, un'occhiata alla barriera, alla posizione di Crocco e via la fregatura chiamata gol. 2-0 e partita che sembrerebbe già chiusa. Anche in questo caso ci avvaliamo del replay di Eugenio Angeli per mostrare l'intelligenza del calciatore, ma anche una barriera non perfettamente posizionata. Prima del fischio finale di prima frazione, Lenzi chiama l'intervento Scotti. Nella ripresa ti aspetti un Rimini più manovriero, con azioni che proietterebbero Guiebre verso la porta avversaria e anche l'ingresso dei Ricchiuti, a meno 3 dal record di Sarti. Crocco viene chiamato in uscita ad evitare il peggio, mentre Costantini viene bloccato sul più bello da Brighi, ma proprio il difensore commette una leggerezza che manda in rete Bicocchi, facendo esplodere la gioia dei supporters locali, che trovano la rete della bandiera e della speranza. Rivediamo l'errore di Brighi e il gol di Bicocchi. Il Rimini, preoccupato, si scatena in area avversaria. Da un traversone di Fabri, Costantino colpisce in area di rigore il pallone con il braccio. Il replay ci mostra la deviazione del difensore di casa, ma l'arbitro in questo caso decide di sorvolare. Dalla bandierina arriva la conclusione di Valori, che scheggia la traversa. Valori, bersagliato dal pubblico di casa, chiama l'intervento Crocco. Mentre i titoli di coda, le speranze del faro, si spengono con il tiro di Romeo, che termina abbondantemente al lato. 1-2 e 13 totalizzato, con sofferenza e concretezza, il Rimini porta a casa l'ennesima gioia in stagione, mentre l'ultimo dato statistico è quello di Adrian Ricchiuti, che con l'ingresso in campo all'87esimo arriva a meno 2 dal record di presenza di Sarti nella storia del club biancorosso. Allora anche in questo caso, champagne per tutti. In principio fu la spedizione dei 1000, poi divenirono 1800, infine 2470, come timoniere il buon Garibaldi si è travestito nell'era moderna in Alessandro Mastro Nicola e ha guidato il suo gruppo verso la gloria, quella gloria che i tifosi più accesi e non oggi attendevano con un occhio al web e con l'orecchio alla radiolina, come accadeva un tempo. Insomma, a Rimini si è vissuta una domenica dai fasti antichi, che ha riportato alla memoria promozioni passate per un elefante e una B fatta alzare al cielo, e se non fosse stato per i gol di Tonini arrivato al 92esimo, da non confondere con Tonino Cereso, il Rimini avrebbe festeggiato la matematica promozione. Di mezzo un Sasso che si chiama Marconi e non certamente Marignanese. In campo e già in avvio si vede la forza del Rimini con Bonaventura che pennella per la testa di Fabri, un pallone invitante che il centrocampista deposita sul fondo. Lo stesso centrocampista spreca l'assist questa volta di Goyebre, che in velocità va via all'avversario, ma il compagno si lascia ipnotizzare da Gentilini. Bomber Bonaventura viene chiamato in causa, mister 20 gol, accarezza il palo ma non incide, cosa che fa più dalla mezz'ora a Guiebre. Servito da Cicarevic, l'esterno indovina l'angolo vincente che non lascia scampo a Gentilini. 1-0 biancorosso e possiamo dire sicuramente meritato. Dopo aver accarezzato il palo, Bonaventura vuole partecipare al festival del gol, scheggiando la traversa. Alza la mano pulita dalla parte opposta, quasi a indicare la presenza in campo della Marignanese. Punizione trattenuta in due tempi da Francesco Scotti. Prima del raddoppio biancorosso, dopo aver preso le misure alla porta, Bonaventura in coabitazione con Arlotti e Giua batte per la seconda volta l'estremo ospite, 2-0, e ora si va a riposo con orecchio alla radiolina e sguardo al web.
Nella ripresa c'è quantomeno l'orgoglio ospite. Mazzoli grazia così Scotti. Lo stesso portiere è però costretto a un super intervento due minuti più tardi, negando la gioia del gol a Matteo Fabbri, presentatosi a tu per tu con quest'ultimo. Il Rimini torna ad alzare il ritmo con una combinazione Bonaventura-Valeriani con il centrocampista che manda di pochissimo alto. Dall'altra parte, Ottaviani cerca la sortita offensiva, tentativo dalla distanza che si spegne alto. Mentre i compagni la combinano grossa quando Valori non riesce ad approfittare per una questione di secondi di un azzardato retropassaggio dei Bianchini, ma lo stesso attaccante si rende pericoloso con una giocata di classe che non trova il bersaglio. Zitarekic, dall'altra parte, emula, in quanto al bersaglio, il collega. Il portiere Gentilini si rende nuovamente protagonista, questa volta atterrando Valori lanciato verso la porta avversaria. Per il direttore di gara ci sono tutti gli estremi per il cartellino rosso. In porta, viste le tre sostituzioni, si accomoda Bianchini. Neppure il tempo di indossare i guantoni che Righini pennella una punizione al bacio che batte il portiere da subbuteo. Come se non bastasse, Bianchini è costretto a raccogliere il 22esimo centro di stagione di Bonaventura che getta in fondo al sacco la sfera battezzata da Ricchiuti inizialmente sul palo. Mentre la cinquina la firma nuovamente l'attaccante biancorosso che spedisce in porta il tiro cross di Valori. E qui la festa, cantava Giovanotti negli anni 80, non sarà qui solo oggi per la matematica certezza, ma di sicuro il rinvio è previsto per una mini festa in quei di Corticella e per la festa delle grandi occasioni l'appuntamento è rimandato nel paradiso chiamato Romeo Neri fra due settimane. Ma nel frattempo, caro Mastro Nicola, e chi lo dice ad Adrian Ricchiuti che il campionato non è stato ancora vinto? Qualcuno aveva già iniziato a festeggiare, no? Tipo Adrian, che ormai era, non lo tenevi più. E quindi... Beh, Adrian festeggiava già anche prima, l'abbiamo visto qualche foto con i baffi e il naso rosso. Sì, Adrian, non lo so, guarda, fortuna che lo manda a scaldare tutto il secondo tempo, perché sennò non lo sopporterei in panchina per 45 minuti ancora. L'attesa è finita, anche loro aspettano di poter vedere i Rimini trionfare, c'è chi sistema l'ultimo top di una stagione agli sgoccioli, mentre per una volta noi partiamo dalla fine. L'abbiamo fatta, eh? È andata anche questa. Ce l'abbiamo fatta. Non vedevamo l'ora che arrivasse questo giorno. E finalmente è arrivato, dai. Abbiamo solo dovuto aspettare che passassero i giorni. E prima o poi sarebbe arrivato questo momento. No, è perché io sono, cioè, già sono bagnato. No! 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 Corticella, che all'andata aveva messo a paura a Rimini strappando un pari a Neri, si mostra formazione ben messa dietro, pronta a colpire in avanti. La squadra di Musolesi saggia l'attenzione degli ospiti con un tiro di Maimone deviato in corner. Dalla bandierina Scotti è costretto nuovamente agli straordinari. Il Rimini dà il primo segno di vita già al quarto, quando Bonaventura cerca la conclusione bassa a giro con la sfera che termina al lato. I biancorossi tentano di colpire da calcio piazzato, ma prima la partita viene sospesa per 3 minuti al direttore di gara per i fumogeni emessi dalla tifoseria biancorossa che oscurano la visibilità. Torna la visuale, ma non per Tugnoli, che sarebbe battuto se Righini non angolasse troppo il tiro. Guiebre, il migliore dei suoi, serve Fabbri che alza la mira, ma lo stesso ex Meldola inventa uno stop pazzesco, un affondo da miglior maratoneta, ma pecca di precisione. I padroni di casa non stanno a guardare, con Maimone stoppato in angolo dalla difesa avversaria, mentre Cannesecchi, in chiusura di tempo, da bello addormentato, regala l'occasione della vita a Casini, che non sfrutta, mentre Piscopo, dalla distanza, chiama l'intervento spettacolare il portiere Scotti. Dal corner, brividi per la porta biancorossa, l'impallo vinto da Cavini e conclusione che termina fuori di un nulla. Nel recupero, il Rimini sfiora la marcatura. Prima da calcio piazzato, Righini mette alla prova i riflessi di Tugnoli. Infine, Valori, servito da Bonaventura, calcia a botta sicura trovando il muro difensivo che risponde anche alla seconda battuta ad opera di Guiebre. Ripresa a trazione anteriore, Mastro Nicola getta nella mischia Cicarevic. Il Rimini si rende pericoloso dal corner con Brighi che gira in area di rigore senza trovare il bersaglio. Nel frattempo il tecnico Musolesi viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco, reo di aver detto qualche parolina di troppo al direttore di gara. Ma è solo questione di minuti, infatti le proteste del tecnico non servono. Il Rimini passa al minuto 21 quando Valori appoggia per Bacchiocchi. L'ex Sant'Arcangelo indovina il tiro della domenica con Tugnoli, forse ingannato da uno strano rimbalzo, ma per i biancorossi e gioia intensa.
1-0 e anche sugli spalti la Serie D si avvicina e si festeggia giustamente. I biancorossi potrebbero raddoppiare poco dopo, ma Bonaventura, servito al neo entrato Cicarevic, calza malamente. Si accendono i cori degli ultras biancorossi e parte la mitica sciarpata che fa incantare tutta la Romagna. Vale la pena a questo punto gustarsela. Alla mezz'ora entra Ricchiuti, che eguaglia in fatto di presenza Gianfranco Sarti. L'argentino accende il gioco, ma è Righini a scaldare i guantoni di Tugnoli, che si rifugia in corner. Cicarevic entra nell'ottica assistman, appoggia per Bonaventura che cerca la conclusione a giro, che si spegne alta. Nel frattempo il Rimini esegue il terzo cambio, entra anche Contarini al posto di Arlotti. L'ultimo affondo è di marca offensiva, Ricchiuti innesca Cicarevic che gira in area di rigore ma mette fuori. La gara termina qui, i biancorossi possono finalmente festeggiare la Serie D ritrovata, ma il campionato è stato vinto soprattutto grazie al loro supporto. Le entrate in campo di piccoli e grandi porta la festa tanto agognata, gli applausi meritati da parte nostra e ora possiamo dire che può finalmente partire la musica. A Neri la festa promozione comincia più ad effisco d'inizio con la squadra che sfila fino al centrocampo. L'applauso più grande è ovviamente riservato a Adrian Ricchiuti, che oggi diventa ufficialmente il giocatore con più presenze in maglia a scacchi, ben 340, superando Gianfranco Sarti. Per lui la gioia è immensa, quattro promozioni in maglia biancorossa non sono cosa da poco. La più importante è quella con Accori in direzione Serie B, quella odierna rappresenta la rivincita personale. All'andata fu una gara che fece arrabbiare gli uomini di Mastro Nicola. Nel servizio di presentazione del Medola avevamo pronosticato una manita, alla fine saranno molto di più, ma oggi quel che importa è che lo stadio sia colorato di biancorosso. Non è il pubblico delle grandi occasioni, dopo tutto sempre d'eccellenza si tratta, ma quel che importa è che almeno i 2700 siano lì a sostenere i propri colori. Mentre in campo Bonaventura inizia il suo personale show, quando già al secondo si lascia respingere il tiro da Ticchi. Lo stesso attaccante sfiora nuovamente la marcatura con la palla che si spegne al lato. L'attaccante, indemoniato e voglioso di mettersi in mostra davanti al pubblico amico, viene fermato sul filo del fuorigioco da Ticchi. Ci sarebbero gli estremi per un penalty, ma l'arbitro sorvola quasi a sapere quello che succederà nel dopo. E infatti, con un sinistro delizioso, Bonaventura trova la via del gol. È l'1-0 che apre la strada, le acque e la festa biancorossa, che mai così colorata forse non l'è mai stata. Prima però, dopo i gol, subito Ticchi è costretto a lasciare il campo. Al suo posto, Baldazzi, che porta il nome di un giocatore che a Rimini conoscono tutti come amico, e vedendo quello che succederà, l'accostamento non è poi così lontano. Specie quando Ricchiuti, al 19°, mette alla prova la freddezza del portiere appena entrato con un pallonetto sul quale Baldazzi si supera deviando il corner. Ma 10 minuti più tardi, Fabbri, servito proprio da Adrian Ricchiuti, piega le mani all'amico Baldazzi. 2-0 e festa che prosegue a suon di gol. Guiebre vorrebbe mettere il timbro da subito, ma il suo diagonale si spegne sul fondo prima che Baldazzi venga chiamato nuovamente in causa sul tentativo di Ricchiuti. Bravo a sfilare il pallone a un avversario, ma il portiere evita il peggio. Al 37°, contropiede del Rimini, 3-3, Cicarevic allarga per Bonaventura che entra in area e tira. Sulla ribattuta arriva Ricchiuti, ma viene ribattuto anche lui da un difensore. 2 minuti più tardi il Rimini sigla il tris. Ricchiuti abbraccia Bonaventura, tiro cross, Bonaventura sulla traiettoria firma il secondo sigillo di giornata, abbracciando poi il compagno. Ma la tripletta è solo questione di 2 giri di lancette. Ricchiuti, straordinario, serve il partner d'attacco che raccoglie il pallone e scarica in fondo al sacco il poker. 4-0 e seconda tripletta in stagione per i Bomber, dopo quella si gratta alla Marignanese. Il Meldola vorrebbe rimanere negli spogliatoi, ma l'arbitro purtroppo ordina il rientro. Passano 3 minuti e Guiebre scrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori. 5-0 e l'irruenza biancorossa non si ferma. Viene stemperata per un attimo da Giangrandi con un colpo di testa dall'altra parte che Scotti sbanaccia sopra la traversa.
Dal terzo si passa al sesto minuto e ancora una volta l'ex Merdola Guiebre ringrazia compagni e presidente per il passaggio a Rimini con il secondo gol di giornata. Alla faccia dell'ex, nessun rimpianto, addirittura di rabona. Il figlio del presidente Gugnoni dalla panchina non la prende bene e viene espulso per proteste. Ennesimo lancio di Ricchiuti per Valori che davanti a Baldazzi prova la puntata di destro, ma il portiere ci arriva e mette in angolo. Al 19esimo, settimo gol del Rimini. Ricchiuti calcia in porta e con l'aiuto di una deviazione la sfera si infila nella rete del Meldola per la settima volta. 340 volte grazie e 71 gol in maglia biancorossa. Libri da scrivere? Ce ne saranno, ma adesso cagliamo il sipario? No, manco per sogno. Ricchiuti sfera ancora il gol con un sinistro a giro vellutato che esce di un soffio lontano dal palo alla sinistra di Baldazzi. Nel frattempo viene espulso Bini per proteste. Cicarevic al 90esimo centra il pieno in palo con un destro da centro aria. L'inarrestabile Buonaventura non vuole fermarsi. Lancio di Guiebre per Valori, cross al centro e Buonaventura di sinistro nell'area piccola calcia al volo e mette in porta l'8 a 0 biancorosso. L'otto volante e otto memorabili gol per una memorabile giornata all'insegna della festa del ritorno tra i dilettanti, con tanto di festa colorata e di gioia biancorossa, con la tinta unica che per sempre caratterizzerà il cuore della Romagna, che un tempo era di Gianfranco Sarti e che ora passa il testimone a lui, Adrian Ricchiuti. Diciassettesima vittoria di fila per il Rimini. A Napoli 17 porta sfortuna, questione di scaramanzia. Il Rimini a Minerbio affronta il gran amica, che tanto amica forse lo è, vedendo che tra andata e ritorno i biancorossi infilano 7 reti ai rossoblù e ne incassano solo una. Se qualcuno pensava che Mastronicola avanzasse l'ipotesi di turnover e che il Rimini fosse già in vacanza, viene puntualmente smentito quando l'asse Cicarevic e Fabbri porta al tiro quest'ultimo, che non inquadra il bersaglio. La risposta del gran amica arriva dall'ex di turno Semprini, tra i migliori della gara, che chiama la presa a Scotti con un tiro cross insidioso. Prosegue la manovra offensiva dei biancorossi, che si rendono pericolosi col duo Fabbri Cicarevic, ma l'ex San Marino manca l'appuntamento con il gol. Ci prova ad insidiare la porta avversaria anche Bacchiocchi con un tiro senza pretese. A quarto d'ora la manovra dei Rimini viene premiata. Il solito devastante Guiebre, miglior acquisto della sessione di mercato per il DS Tavai, in progressione si dimostra devastante. Saluta tutti, metti turbo e serve al centro dall'area di rigore Buonaventura. Per lui un gioco da ragazzi, infilare il pallone nella porta sguardita. 25esimo centro di stagione in campionato e più 5 sul rivale Girotti. Lo stesso Girotti avrebbe la possibilità di dimezzare distanze in quanto a gol e torneo e a pareggiare il match, quando alla mezz'ora viene atterrato da Brighi dopo essere stato chiuso in sandwich sia dal difensore biancorosso sia da Canesecchi. Calcio di rigore decretato, ammonizione per Brighi e Girotti calcia senza guardare dagli 11 metri, pallone alto. Il primo tempo si chiude con una spettacolare rovesciata di Arlotti a rientro, ma la prodezza viene neutralizzata dal portiere di casa. Nella ripresa l'ex Semprini si mostra una spina costante, il suo tiro termina all'atto, prima che proprio Semprini inventi un cross perfetto per la testa di Girotti, che si avvita bene, ma sulla propria strada trova un super Scotti, parata da fotografare e copertina per lui meritata. Gol sbagliato, gol fatto. Al 59esimo dall'angolo, giù a salta di testa e beffa tutti per il 2-0 e gioia a questo punto meritata anche per il difensore biancorosso tra i migliori in campo in una serata prepasquale. La gioia vorrebbe trovarla anche Righini, che dopo aver servito il compagno ci prova da calcio piazzato, ma non incide. Mentre Fabbri vorrebbe ripetere quanto di buono fatto vedere nel primo tempo, ma il suo scavetto si spegne al lato. Entrano nel frattempo Ricchiuti e Valori, e proprio Ricchiuti serve in profondità l'ex sampierana. Serie di finte, ottima protezione del pallone e Pertugio Giusto che buca per la terza volta la porta locale. 3-0 e ritorna gol per Valori, che in una serata scarsamente illuminata, data la poca luce offerta dall'impianto di illuminazione, lui trova la luce giusta, che significa gol. Subentra a questo punto l'orgoglio del gran amica, che tenta di arrivare alla rete, ma Semprini ancora una volta pericoloso scheggia la traversa. Più preciso Nanetti, che appena entrato crea scompiglio andando alla battuta senza centrare il bersaglio. Il gran amica però si complica la vita anche da sola con lo svigolone del portiere di casa, sul quale Varoni, come un avvoltoio, cerca di approfittarne, ma in qualche modo Brovarschi chiude in angolo. Ai titoli di coda, Nanetti, dall'altra parte, trova in diagonale vincente, che regala quantomeno una soddisfazione all'amico gran amica, che in una notte poco colorata regala ai tifosi biancorossi e ai giocatori una luna colorata e bellissima quanto la stagione dei Rimini. E pazienza se la luce non c'è, la luna è valso lo spettacolo di una stagione da corniciare che continua a suo di record. Buona Pasqua a tutti.
17 vittorie utili consecutive del Rimini. La maledizione di un numero scaramantico non è stata battuta, ma certamente il Rimini esce vittorioso anche nello scontro con il Sasso Marconi, che col pareggio allunga più 4 sull'inseguitrice classe uscita sconfitta dal match col Castrocaro e ora sorride a una stagione che l'ha vista anche condurre la classifica prima di essere travolta dalla cinquia del Rimini nel girone di andata e di rimanere a guardare nel mercato di riparazione, quando i migliori acquisti li eseguivano proprio i rivali. 17 non sarà un numero fortunato, il gatto nero non sarà, ma semmai un gatto biancorosso che agguanta la propria preda passando in vantaggio prima di farsela sfuggire una volta apparecchiata la tavola con la porzione Noselli che inventa il gol della domenica. Nelle prime battute vediamo Ricchiù di titolare, proprio l'argentino dalla bandierina, a servire Brighi che di testa mette alto. Noselli inizia il suo personal show con Scotti, dribbling in aria, tiro secco che Scotti respinge di piede. La pressione del Sasso è notevole, Zecchini recupera il pallone e cerca di sorprendere Scotti dalla distanza, ma senza fortuna. Benatti pennella per Zecchini che mette fuori, gioco fermo per infortunio corso proprio a Zecchini che lascerà il campo a Tonelli. Punizione Sasso, botta di Lisa, palla fuori. Dall'altra corsia è la volta di Cortese, assist per Noselli che di testa non inquadra il bersaglio. Il Rimini esce di scena e Benatti con un numero dei suoi chiama la respinta l'attento Scotti. Rientro in partita dei biancorossi con l'asse Fabbri-Ciccarevic con quest'ultimo che di testa alza la mira. I biancorossi tentano dalla distanza ma non incidono. In chiusura di primo tempo un'azione per parte. Ciccarevic, servito da Ricchiuti, tenta la conclusione a giro, ribattuta da un difensore sui piedi di Fabbri che mette out. Dalla parte opposta Benatti con una solo personale mette nelle condizioni nuovamente Scotti di dover intervenire. Nella ripresa Guiebre si mostra travolgente, assist al centro, arriva a botta sicura a Lotti che trova una respinta di un difensore, carambola fortunata sui piedi di Fabbri che da terra trova il tappi vincente e gioia meritata per il numero 7 biancorosso. La risposta del Sasso è imminente. Benatti entra in area di rigore e viene toccato da Cannesecchi. Per il direttore di gara trattasi di rigore. Sale la tensione sugli spalti, è il caso di bere tè per un giovane bambino e birra per un saggio tifoso. Ma Noselli dagli 11 metri si lascia ipnotizzare da Francesco Scotti e occasione che sfuma. Noselli vuole farsi perdonare con un nuovo assolo personale, trova solo Scotti sulla propria strada a negargli la gioia del gol. A questo punto Tamai dalla tribuna controlla il cronometro, dal proprio telefono sono le 16.44, ancora troppo presto. In effetti Lisa sfiora la marcatura con un tiro che si alza sopra la traversa di Scotti, più preciso poco dopo quando lascia partire un tiro a giro su quale Scotti si supera. Il Rimini prova a venire fuori dalla propria area, Fabbri pennella per Ricchiuti che di testa mette alto, mentre in profondità dall'altra parte Cortese, una volta raccolto il pallone, scarica il destro tra i guantoni di Scotti che vola a negargli la gioia della marcatura. Cortese da calcio piazzato serve Noselli, anticipato sul più bello di un soffio da Brighi. All'83esimo però Noselli viene steso da Giua che verrà nell'occasione ammonito. L'ex Sassuolo studia la posizione, un'occhiata a Scotti e giro del compasso a cercare l'angolo preciso nel set alla destra di Scotti. 1-1 e gioia incontenibile per l'attaccante in maglia numero 7. Nel frattempo animi che si accendono in tribuna, fischio finale, scambio di magliette e saluti. Inchiude i giocatori biancorossi e i propri tifosi per ringraziare. Mentre Sasso Marconi, come tutte le altre compagini, ha visto la propria fiamma di speranza nei confronti dei Rimini spegnersi alla distanza, poiché la band di Mastro Nicola è partita diretta verso il nuovo treno chiamato Serie D. Dopo il pareggio con il Sasso Marconi, torna a sorridere i Rimini, riscattando la sconfitta dell'andata con Sant'Agostino, quando la folta nebbia non permise neppure a Mignani di vedere il tiro decisivo per i tre punti. I Rimini, come col Faenza, voleva ribadire la legge della R, quella della rivalsa. L'inizio è di marca ospite con un tiro di Berto bloccato e senza problemi da Mignani. Lo stesso Berto sferrava la marcatura dopo 20 minuti di noia mortale, questa volta la conclusione insidiosa rispetto alla precedente, ma senza fortuna. L'iniziativa ospite continua con una girata di Lodi che non crea particolari patemi a Mignani. Il Rimini si nota attorno alla mezz'ora quando una conclusione di Guiebre trova sulla traiettoria Andrea Brighi che spegne l'occasione sul nascere. Guiebre ha il tempo di riscattarsi chiamando alla deviazione l'attento Moretti. Dalla curva nel frattempo si alza lo striscione, in campo ed allenatore la Est ti rende onore, rispetto per Mastro Nicola. Al 43esimo sul bel lancio dei Ricchiuti dalla tre quarti sinistra, Fabbri appostato sul secondo palo non arriva ad un soffio a tappi invincente, squadra dunque a riposo sullo 0-0. Nella ripresa parte forte il Rimini, azione manovrata, tiro di Fabbri che sfiora il palo alla destra di Moretti.
Cicarevic poco dopo sembra spezzare l'incantesimo del pareggio, centrando in pieno però il palo. Sulla ribattuta interviene Fabbri, ma Moretti è strepitoso nella deviazione in corner. Dopo l'uscita di Ricchiuti, Lodi dall'altra parte prova ad impensire Mignani con l'occasione che si spegne sul fondo. Poco dopo il Rimini sblocca il match. Cicarevic serve Buonaventura che in girata batte Moretti e fa esplodere i presenti allo stadio Romeo Neri. Il bis non tarda ad arrivare, Buonaventura e chi se no, ancora lui con un pallonetto delizioso, scavalca Moretti centrando così il 2-0. Il Sant'Agostino nel finale chiude in avanti con la punizione dal limite di Giuliola che chiama Mignani alla parata più difficile di giornata con un tuffo per rifugiarsi in corner. In vista del 1° maggio è stata sicuramente una giornata di riposo per i lavoratori biancorossi chiamati calciatori. Nella ripresa si è tornati a giocare e i due gol di Buonaventura stanno lì a dimostrare che uno sforzo per trattenerlo la prossima stagione in Romagna occorrerà farlo. Per Mastro Nicola invece, quantomeno nel segno del rispetto, se ne va in silenzio e se così sarà, quale miglior addio dell'ennesima vittoria di stagione? Per quel che vale, un grazie da parte nostra e d'obbligo. È il giorno dell'abbandono. Ciao eccellenza e benvenuta a Serie D. Applausi per Mastro Nicola, per Ricchiuti alla sua ultima forse annieri da calciatore e per l'intera squadra. Campionato da record, 98 punti all'attivo, sole 2 sconfitte, una Coppa Emilia messa in cassina e una Supercoppa tutta da giocare prima di rompete le righe. Prima dell'ultima gara di campionato i giocatori del Rimini entrano con la maglia celebrativa creata dagli ultras biancorossi per il ventennale della scomparsa dello storico capo ultra Marco Caruso, deponendo anche una corona di fiori sotto la curva est. La prima del match arriva al minuto 10, dall'angolo Buonaventura gioca di sponda e Fabbri a volo trova la grande parata di piede di Albertazzi, ancora corner per i biancorossi, palla al limite per Mani che spara altissimo. Alla mezz'ora il Rimini passa, Buonaventura cambia partner, questa volta fa da sponda a Cicarevic, l'ex Samarino trova il sinistro vincente che batte Albertazzi per 1-0 biancorosso. Allotti ci tiene a fare bella figura e a incrementare il bottino di reti raggiunto in stagione, tenta così la solo personale prima di servire Fabbri che spara al lato. Gli attaccanti continuano a mettersi in vettine, questa volta è il turno di Buonaventura che alza però la mira. Guglielmo, devastante nel primo tempo, spaventa la porta avversaria con un diagonale che esce fuori di un nulla. In chiusura di primo tempo, ancora un super Guglielmo fa vedere i sorci verdi alla difesa del progresso, ma il portiere tocca col tanto che basta per spedire in corner il suo bolide. Dalla bandierina Nanni ci prova col destro, ma Albertazzi è pronto alla presa a terra. In avvio di ripresa arriva la prima vera occasione per il progresso, con la conclusione ravvicinata di Tani che sfiora il palo alla sinistra di Scotti, che comunque era pronto alla parata. Ancora un tiro dal limite verso la porta di Scotti ad opera degli ospiti, questa volta ci prova Barranca con il destro, pallone alto, di poco. La manovra offensiva del progresso prosegue con una girata di Rossi che non inquadra il bersaglio. Lo stesso Rossi ci prova nuovamente 120 secondi più tardi con la sfera di pochissimo a lato. Il Rimini continua a concedere, Scotti si salta compiendo una grande parata sulla conclusione di testa ravvicinata ad opera di Tani. Per il giocatore rossoblu la palla avrebbe oltrepassato la linea di porta, ma l'arbitro sorvola. Dall'altra parte serpentina in area di rigore di Guglielmo che perde il pallone, ma la sfera arriva a Buonaventura che spara però alto. Più preciso Allotti che va alla conclusione costringendo Albertazzi al miracolo per togliere la sfera dall'incrocio. Bravo in questo caso il portiere del progresso a blindare la porta con un guizzo felino. Al 23esimo, tra gli applausi di tutti i neri, entra Adria Ricchiuti, che prende il posto di Fabbri. È la volta dell'idolo del neri, tra gli applausi e il campo, arriva però il gol di Barranca, che prende palla al centrocampo, semina avversari come Birilli e infila in rete il pallone del pareggio. La risposta dei Rimini è immediata, Buonaventura servito da Ricchiuti, di piatto trova l'angolo vincente alla destra dell'estremo ospite, siglando nuovamente in sorpasso biancorosso. Buonaventura e Ricchiuti vorrebbero segnare, ma entrambi si fanno i complimenti. Uno vuole far segnare l'altro e nessuno tira davanti ad Albertazzi, facendo sfumare così un'azione concreta. Più concreto invece Cicarevic, che è servito proprio dall'asse argentino, all'86esimo, segna il tris. Ci sarebbe il tempo anche per il poker, ma a Guglielmo viene annullato il gol per fuorigioco. Intanto tutto lo stadio neri canta ininterrottamente un unico coro, Cicco Cicco, con l'applauso del pubblico che diventa sempre più caloroso nei riguardi di tecnico, staff e giocatori a fine gara.
Campionato da record, 98 punti all'attivo e Supercoppa a portata di mano. Sì, davvero, un altro calcio è possibile. La Serie D, ora caro Rimini, ti aspetta. Buon viaggio. Thank you.
Il primo tiro. Gennaio è il mese per natura invernale più freddo, gelido come non mai, ma forse mai come questa volta. Il 13 gennaio il Rimini perdeva la sua voce storica, Stefano Pagani, colui che cantava a squarciagola a Rimini Vai, senza avere pietà per nessuno, specie quando si trattava di accompagnare la squadra nelle partite interne. Nella prima e storica promozione Serie B, siamo nell'anno 75-76, c'è il suo copyright. Stefano completava il triangolo con il maestro Franco Morri e Giuseppe Ghinelli. Quei Rimini Vai più nessuno se l'è scordato ancora di più nel giorno della sua scomparsa avvenuta a 79 anni, quando la curva gli ha riservato un caloroso applauso e uno striscione. Da tempo invece stava lottando contro un male incurabile, Antonio Parmegiani, per gli amici Ciccio, spentosi tra la notte di venerdì e sabato a soli 45 anni. Viveva a San Giuliano, dove è stato anche per anni dirigente e accompagnatore del Borgo Unite, che a Saludeccio ha voluto omaggiarlo con un minuto di ricordo dettato dal silenzio. Quel silenzio che ha lasciato gli amici della sua curva, della sua casa, di chi gli ha voluto sempre bene. La dirigenza, i giocatori, lo staff tecnico, i collaboratori biancorossi si sono stretti attorno alla sua famiglia, ma c'è chi, come il suo anonimo Ciccio Scotti, mercoledì a fine gara ha voluto riservargli una particolare dedica. E per me è una grandissima soddisfazione aver vinto il primo trofeo con il Rimini, perché alla fine era quello che volevo, che volevamo, e l'avevo anche promesso a un ragazzo della curva, a Ciccio di San Giuliano, che sappiamo tutti che sta poco bene, quindi salutiamo tra l'altro Francesco, salutiamo, e quindi le promesse vanno mantenute e... Le promesse vanno mantenute. La promessa più importante, Ciccio, non è riuscita a mantenerla a noi tutti. In quella curva ha lasciato un vuoto, ma in mezzo a quella sarpata, a quei canti, a quei balli, ci sarà sempre il suo cuore rosso. Rosso come la squadra e bianco come le nuvole nelle quali si avvolgerà per monitorare la sua formazione, la sua fede e i suoi beniamini. Una sorta di angelo che volerà sul campo assieme all'altro angelo Stefano Pagani per cantare ad ogni partita il proprio grido. Rimini Vai! Rimini vai, e segna ancora un gol, conquista la vittoria, conquistala per noi.
questo momento l'arbitro fischia la fine. Il Rimini ha vinto il campionato, il Rimini è ufficialmente tornato in Serie D, la quarta serie è stata riconquistata, il Rimini ha vinto il campionato, Rimini batte Corticella 1-0 ed è Serie D, siamo tornati in Serie D, non ce n'è più, questa categoria non ci apparteneva, questa categoria l'abbiamo mollata. Beautiful Day, doveva essere proprio un Beautiful Day quando Ricchiuti sbarcò a Rimini per tentare l'avventura con la maglia biancorossa. Era il febbraio del 2002, in mezzo una parentesi chiamata treno, quella che passa una sola volta, quello della Serie A che l'ha fatto giocare in un campionato consono alla sua tecnologia. Quella tecnologia chiamata spettacolo, amore e fantasia, quella Rimini mai abbandonata neppure ai tempi della A e né quando lo scorso anno fu costretto a trasferirsi a Rovigo onde evitare situazioni peggiori al club che lui ama più di nessun'altra cosa al mondo. Quel presidente mai dimenticato, Vincenzo Bellavista, che lo porta con sé ogni qualvolta sale in cielo nel paradiso calcistico, ma anche sulla terra, quando ogni fine match un pensiero a lui lo rivolge sempre. Come quello che dedicò ai suoi fans in occasione del derby vinto a Cesena contro l'odiata nemica, quella faccia sbarazzina da incredulo a dire «Oh mamma, cosa ho fatto?» e quell'Argentina che lui porta nel cuore, nel mito di Maradona. L'apice in maglia biancorossa fu quel pomeriggio di settembre contro la Juve, come la chiama lui, fece gol a un certo Buffon, strinse la mano di inizio partita del Piero per poi riceverla da lui alla fine del match per i complimenti. 339 presenze, raggiunto il record di Gianfranco Sarti, altro indimenticabile capitano che per questa maglia ha dato cuore ed anima. Quarta promozione in biancorosso per lui, la più bella quella della Serie B con Acori, quella della rinascita invece in eccellenza con in mezzo la vittoria della Coppa Emilia. Se sua eccellenza Rimini era solo di passaggio, con Adrian si vola verso nuovi orizzonti, non saranno altre 339 volte, ma di sicuro quei 70 gol più nessuno se li dimenticherà, anche quando in maniera affettuosa e scherzosa si ricorderà di dire ai compagni che... No, perché il problema è che loro non sono abituati a vincere, capito? E quindi è questo che sono contento che gli abbiamo dato un po' di allegria a questi ragazzi. No, ci voleva. Benedetto Beautiful Day. Auguri, Chico. Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, canta Francesco De Gregori, ma se lo sbagli, se non entri in porta, è un disastro che rimane nella storia, nei destini di un uomo, di un club, di una nazione. 11 metri di passione, verrebbe da dire. Una finale è sempre una finale, una coppa è sempre una coppa, nonostante si chiami Emilia, Italia o quel che si voglia. Se poi arriva dagli 11 metri, è ancora più sofferta e tirata, da cardiopalma, perché fino all'ultimo si è destinato a rimanere incollato a quello spazio che divide la meta dalla terra di conquista in direzione coppa a quella dell'assenza, con in mano una medaglietta che non ha prenderai mai al muro dei ricordi. 11 metri è anche il titolo del film che narra la storia di Agostino Bartolomei, indimenticato capitano della Roma giallorossa, con uno score importante da rigorista anche con la maglia del Milan. Gli 11 metri sono quelli che hanno diviso il tempo passato dall'ultima coppa alzata al cielo, allora, quando si trattava 2 anni e mezzo fa, di vittoria nazionale del campionato di Serie D, a quella di mercoledì 25 gennaio. Nel mezzo anche qualche patema di troppo e di buio vissuto da chi, quel penalty, ha pensato che potesse essere davvero fatale. Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Il ruolo si chiude, si organizza bene e a questo punto diviene, prima dell'uscita dal terreno di gioco, fondamentale la fantasia di Ricchiuti per cercare di sbloccare una situazione difficile, ma nulla da fare. Dagli 11 metri si presenta anche la cavalletta biancorossa, un giovanotto di Coriano che prende il nome di Scott Arlotti, che si prende la responsabilità di calciare un rigore importante. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. A questo punto subentra in gioco il coraggio di Scotti. L'enigma diviene quello di indovinare dove tirerà l'avversario per cercare, nonostante lo svantaggio, di rimediare all'errore del compagno e di dare una nuova speranza ai suoi. E così fu, detto e fatto. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Perché questa attesa è valsa davvero la pena, perché si gioca, si soffre, si incita e si gioisce. C'è qualcuno che non ci credeva. Siamo contenti perché non ce l'aspettavamo neanche, insomma, così rapidamente di portare a casa una cosa così importante. Sono felice per i tifosi e per tutti. Ci sono vecchie bandiere e nuovi ritorni che si sono ripresi la rivincita alzando con questa maglia un nuovo e un primo trofeo. Questa vittoria la dedico in primis a tutti i tifosi che ci seguono e ci hanno seguito anche oggi. La dedico ovviamente alla società, che è una nuova società, la nuova era di questa società, e quindi anche per loro è il primo traguardo e quindi una vittoria e una coppa da tenere in bacheca. E la dedico a tutti i ragazzi e ovviamente credo sia più tutta loro questa vittoria, insomma. Sono orgoglioso di aver sollevato ancora una volta un trofeo dopo tanti anni e sono fiero, l'ho sempre detto. Finché ci sarà posto per me in questa società, con questa maglia, sarò sempre a suo fianco. Per me è un motivo d'orgoglio il legame che c'è con questa piazza, con questa gente, tanto ormai è difficile da nascondere, no? Mi sento uno di loro, mi sento la maglia tatuata addosso. E quindi per me è una grande soddisfazione dare soddisfazione a loro, perché alla fine io indosso la maglia di una città e farò sempre di tutto per onorarla. E il tempo amaro che fu nel passato chiamato Fiariccione è stato finalmente messo alle spalle. A un certo punto dicevo che questo stadio non mi portava fortuna, perché si allungava sempre di più la partita, il minutaggio, ho detto cavoli, anche oggi, poi i calci di rigore e tutto, io sono molto contento, ma soprattutto, ripeto, sono contento per i ragazzi. Sì, effettivamente così, perché quando abbiamo perso il 15 di maggio contro il Castrocaro, lo spareggio che per noi significava le cene, per noi, parlo di quel tempo, illo tempore si dice, no? A quella volta. E quella volta fu una sconfitta dolorosa, perché non è mai bello perdere, soprattutto dopo un campionato come aveva fatto la FIA. Ora è il tempo di passare la palla ai giovani per nuove vittorie. Noi puntiamo sempre a vincere qualsiasi cosa c'è in palio e siamo fatti così come squadra, quindi. Per altri traguardi, chiamati nell'immediato, vittoria del campionato d'eccellenza e nei prossimi magari ancora un derby di Serie B vincente col Cesena. Bene, buongiorno a tutti, a voi in particolare che siete qui con me, ma anche alle persone che ci stanno seguendo adesso sui social e su Io Rimini. Che cosa posso dire? Sono passati esattamente 8 mesi da quando abbiamo cominciato questa avventura e se non mi crivellerete, posso usare questa espressione, di sarcasmo, potrei anche dire siamo arrivati, abbiamo visto e abbiamo vinto, no? Naturalmente qualcuno si ricorda chi è che ha detto questa espressione, ed è preferibile magari che ve lo teniate per voi. Comunque era la prima cosa che mi è venuta in mente anche per affrontare questa chiacchierata in un clima rilassato e dove io sarò a disposizione per rispondere soprattutto alle vostre domande, perché siccome nella mia vita tra l'altro sono anche tendenzialmente prolisso e quando mi si dà un microfono non lo restituisco più, quindi abbiate pietà di me poi dopo e fatemi solo le domande alle quali posso rispondere. In questi casi si fanno un po' di ringraziamenti, è normale, no? E anzi adesso chiedo anche scusa ad alcuni dirigenti che non siamo riusciti ad avvertire, perché questa cosa veramente è stata organizzata nelle ultime ore e quindi che sono anche idealmente con noi, anche appunto se non ci sono. La prima persona che voglio ringraziare in ogni caso è Sergio Santarini, perché è il presidente, come avete visto, presidente non operativo, però operativissimo sul campo con la squadra, c'è sempre stato in questi 8 mesi e credo che sia stato un collante importante con la sua esperienza naturalmente, ma anche con la sua serenità, la sua semplicità, perché le cose andassero come stanno andando.
Ora, e poi naturalmente c'è Tamai con me, che è stato il braccio operativo per quello che riguarda la costruzione della squadra, segretario Marco, indispensabile soprattutto nelle giornate concitate in cui rischiavamo anche che non ci scrivessero. Quindi adesso facciamo questa, no, scusa, pensavo che eri qui con me, invece non me ne ero accorto. E Landi, che è stato il responsabile dell'area tecnica, un progetto che noi ritenevamo fosse quello più giusto anche per la conduzione della squadra, poi per qualche motivo, come tutti voi avete intuito, non ha funzionato al 100%, no? Però insomma è rimasto con noi fino alla fine, ha dato anche lui un contributo fondamentale, lo sta dando tuttora, perché oltre che parlare del passato, noi dovremo parlare anche del futuro questa mattina, per quello appunto che possiamo raccontare. Gli ultimi 60 secondi li dedico a come sono io, come persona, come imprenditore, e voglio ribadire che le cose che faccio, che ho fatto, sia nella mia attività privata di imprenditore, ma anche come operatore, imprenditore del calcio, è sempre stato nel segno di fare stare bene le altre persone, di renderle felici nel limite del possibile, di fare in modo che frequentare le società, insomma, in qualche modo dove sono impegnato, sono stato impegnato da Riccione a Misano, adesso stiamo lanciando una bellissima scuola calcio a San Clemente per tutta la Valle del Conca, ma la cosa però che è evidente interessa di più voi è Rimini, stiamo parlando di Rimini, una realtà straordinaria, importantissima, con un potenziale che ho già detto altre volte, poi magari ce lo dimentichiamo, per essere stabilmente in Serie B. Il potenziale economico della popolazione, della creatività, anche del reddito di Rimini, la colloca oggi al quinto posto in Serie B. Le cose bisogna ripeterle, no? Dovremmo esserci noi qui al posto del Cittadella, del Novara, e della Provercelli, insomma, di tante realtà della Serie B che ci sarebbero... ci sono dietro, in ogni caso, dal punto di vista dell'imprenditoria, dal punto di vista anche degli stadi per certi aspetti, nonostante che il nostro non sia in condizioni straordinarie. Noi, la nostra aspirazione, se le cose vanno come vorremmo, dimenticandoci che potremo continuare una scalata così come abbiamo fatto quest'anno, vincere un campionato 5 giornate prima non è facile, virtualmente vinto forse già da 10 domeniche, virtualmente. E quindi sì, è chiaro, ogni salto di categoria avrà problematiche, ma se le cose che ci siamo prospettati, che abbiamo programmato, se l'entusiasmo che abbiamo creato in questa città dovesse continuare, come quest'anno, anche magari in momenti non sempre così facili, questa scalata è possibile.